quello che manca è un quadro normativo generale che presenta ancora tutta una serie di difficoltà, ne abbiamo parlato anche stamattina, problemi burocratici, problemi di interpretazione, problemi che riguardano anche quello che è il, diciamo, questo patrimonio di normative urbanistiche e edilizie che in questo paese impediscono tantissimi casi di poter intervenire. Ci sono i controlli, c'è la burocrazia, c'è la sovrintendenza, ci sono i vincoli, ci sono i conflitti di competenza tra regioni, Stato, province, comuni. Tutto questo crea difficoltà. Allora il sistema bonus, come detto bonus, deve partire o partire se mettiamo a posto anche la normativa creando le condizioni per una semplificazione procedurale, se mettiamo a posto anche le normative tecniche che ancora hanno bisogno di una serie di verifiche, se mettiamo a posto anche le problematiche di gestione delle maggioranze assembleari, insomma se mettiamo nelle condizioni gli amministratori di poter operare rapidamente, se diciamo una cosa che è fondamentale del cuore del nostro piano di prevenzione. Per 30 anni, 40 anni, scegliete una data anche più lunga possibile. I cittadini non avranno utilizzato il sistema bonus, non si saranno preoccupati in 30, 40, 50 anni di mettere in sicurezza le costruzioni. Io credo che lo sarà a fatto il suo dovere e chi non ha messo a posto la propria abitazione non ha diritto a risarcimento in caso di terremoto. Credo che questa sia una forma indiretta di obbligo a realizzare gli interventi, che è una cosa veramente fondamentale. In questo paese c'è sempre stata la preoccupazione di dire mettiamo a posto le case, facciamo il fascicolo del fabbricato. Perché si ha paura del fascicolo del fabbricato? Perché rende evidente lo stato di insicurezza delle nostre costruzioni, ma questo è il motivo per farlo, non per non farlo. Allora dobbiamo pensare che effettivamente c'è necessità di fare questi interventi, ci sono le condizioni, lo Stato giustamente dopo un certo periodo di tempo deve dire non riparo più dei danni perché tu non le hai voluti, non hai potuto adeguare la tua abitazione, hai avuto risolto, la normativa c'è, la possibilità ce l'hai. Allora questo è un punto fondamentale perché dicevo in questo paese si ha paura di imporre l'intervento dal punto di vista dell'adeguamento miglioramento, eppure sappiamo benissimo che noi portiamo ogni 2 anni la macchina a fare la revisione e nessuno sta niente. C'è una norma che obbliga a mantenere in condizioni buone gli impianti, c'è una norma che quando vendi l'abitazione devi garantire un certo livello di spazio energetico e così via. Perché questo non deve valere anche per la messa in sicurezza delle abitazioni, che è molto più importante dal nostro punto di vista come ingegneri, come tecnici, della possibilità di risparmiare qualche cosa, che è pure importante, che è pure giusto, che è pure cuore dell'Europa. Non dimentichiamo che l'ecobonus, a differenza del sistema bonus, è una norma coccolata, leggeggiata, che si è portata avanti dal 76 con la prima norma. Perché? Perché è una norma importante per l'Europa. La gran parte dei paesi, anzi una grandissima parte, sono paesi che stanno a nord dell'Italia e hanno problemi ovviamente di consumi energetici molto maggiori di noi, mentre tutti, escluso l'Umbria e la Grecia, non hanno alcun problema di carattere sicuro. Allora questo è il motivo per cui alla fine il sistema bonus non è una norma che l'Europa ha sempre scritto, ha scritto su altre cose e qui siamo stati un po', come dire, poco attenti a tutelarci come paese in generale. Quindi per questo il super bonus è veramente un cambio di tendenza e diciamo anche coraggioso da parte del nostro governo di affrontare finalmente un tema che per troppi anni si può essere. Allora il tema del piano di prevenzione che con questo deve concludersi con tra 30 anni non paghiamo più un conto che non sono interventi, perché a questo punto lo Stato ha fatto tutte le possibilità. Perché però non è giusto che diciamo, questi restino anche con il rischio di ripetere un fatto l'obbligo dell'assicurazione, perché anche diciamo che dovrà essere organizzato e gestire la lotta in modo che abbia una forma di mutualità. Però diciamo, su questo dovrei parlare di questo, spiegare un po' tutti i termini della questione, però mi fermo eventualmente un secondo. Grazie.
comprendiamo tanto più poco quanto necessario. Ecco, questo è il risultato di un intervento che viene portato in un'azione nazionale in tutti i mondi. Volevo aggiungere una piccola cosa su quello che abbiamo parlato, che sottoscrivo tutto, ma attenzione, questo dovrebbe dire non solo lo Stato di Indiana, ma di che non abbiamo dimostrato che non stiamo molto grande, ma oltre che i fermi di domani dobbiamo ancora considerare un'altra cosa più importante. Il posto di Genova, che nel tempo è stato il nostro presidente nazionale che ha fatto un giro del mondo per arrivare qua a Pomerezzo, che lo salutiamo. E quindi siamo a forte con Milano, che così non fa il furbo, che abbiamo dato scelta dei grandi di terra, vediamo un attimino come fare adesso. No, dicevo, il ponte di Genova è figlio dell'emergenza, noi dobbiamo uscire dallo stato di emergenza. Ieri sera a tavola parlavo con il sottosegretario, che è quello proprio di programmare, questo cosa vi ho detto. Il prossimo anno magari siamo qua a parlare di bioedilizia, ma di bioedilizia se ne sta già parlando. Allora, noi dobbiamo programmare per evitare che le cose che noi facciamo le facciamo in emergenza. Tutto quello che stiamo facendo adesso è emergenza. Se facciamo un fascicolo del fabbricato, che oggi 1130 numero 6, in effetti è un piccolo fascicolo del fabbricato, per le date relative alle sicurezza del fabbricato, però non è un fascicolo. Questo sarebbe importantissimo per dare davvero in uno stato civile uno stato di programmazione di quello che sto guardando. Volevo ricordare, potranno intervenire quando lo dirà il tuo. Bene, passiamo a Michele Angelo Blas Macchia. No, non ce l'abbiamo chiamato il microfono, il quale è un gruppo conosciuto, che è il direttore del Centro Studi Analisi di Ricerca, al quale voglio fare una domanda importata soprattutto sul ruolo dell'amministratore, che avrà ovviamente come interfaccia una serie di professionisti che vanno a confluire i vari incarichi previsti all'interno di questo. Le faccio notare un discorso velocissimo. Parliamo per esempio del direttore del tecnico del lavoro, il CSI, il CSP, il direttore dei lavori, il responsabile dei lavori del mondo. Se poi c'è assicuratore, il tecnico del generale dei lavori, il collaboratore, il tecnico del viso di conformità, non c'è altro qualcuno loro anche dimenticato. Quali possono essere le criticità dell'amministratore? Quali possono essere i suggerimenti da parte del direttore? Di analisi, poi farò un'altra domanda, ma prima insieme a questi professionisti come si dovrà comportare la ministra? Tanto ringrazio i partecipanti per la nascita di questo video. Dunque, queste non sono le 65 schede della nuova comunità, ma stiamo parlando di 9 o 10 professionisti. Stamattina l'ingegnere Correri ci ha fatto vedere quali sono professioni che andrebbero forse approfondite, però non hanno. Di tutte queste figure professionali, la domanda penso che non intende parlare del professionista, ma pensi delle mansioni dell'amministratore. Allora, l'amministratore, vi ricordo, come è stato puntualizzato più volte, è il committente. E essendo il committente c'è delle grosse responsabilità oltre a quella cosa che ci hanno la ruota di mancare diligenza, ha delle grosse responsabilità perché il committente ai sensi ai fini della sicurezza, quindi ai sensi del decreto 81 del 2008 del costume della sicurezza, è il responsabile dei lavori. E quindi, essendo responsabile del lavoro, ha delle grosse responsabilità perché deve saper nominare tutte le altre figure professionali. Vi dico tutte le responsabilità del committente, quindi dell'amministratore, sono dettate dall'articolo 89 del 81, il quale, dall'89 89 no, dell'articolo 89 può delegare al responsabile del lavoro, quindi può nominare un ingegnere o un ingegnere o un professionista che abbia i requisiti per poter fare il responsabile dei lavori e l'articolo successivo, l'articolo 90, dice quali sono tutte le responsabilità del conto, quindi dell'amministratore di conto. Perché il testo unico della sicurezza al titolo 4
dove sono dedicati un'ottantina di articoli, al titolo 4, capo primo, definisce le responsabilità dell'amministratore che, in quanto cantieri, quando ci sono dei cantieri del quadro. Quando ci sono questi cantieri? Beh, quando ci sono dei lavori commissionati, quindi degli appalti, e quindi il committente e chi commissiona l'opera, e commissionare l'opera significa appalto. Quindi quando si appalta, quando si eseguono i lavori, di manutenzione straordinaria, lavori di risanamento, lavori di ristrutturazione, per fino montaggio, montaggio di ponteggi per poter eseguire i lavori, si intendono lavori di ingegneria civile, e quindi quando ci sono lavori di ingegneria civile è costituito il cantiere. Allora, sul cantiere ci sono delle responsabilità, cioè il lavoratore è protetto, e le responsabilità sono non solo del datore di lavoro, quindi sono delle responsabilità dirette, ma ci sono delle responsabilità indirette da parte del committente. E qual è la responsabilità del lavoro? E allora che significa responsabilità ai fini della sicurezza? Ma lui è responsabile anche della nomina di tutte le altre figure che abbiamo viste, cioè la fase progettuale e la fase di esecuzione del lavoro. Quindi nella fase progettuale c'è bisogno sempre del progettista. E stavolta state attenti, perché il progettista non sta facendo il progetto di un lavoro normale di ristrutturazione. E pensiamo che il bonus 110 decade nel momento in cui ci sono degli abusi edilizi, anche parziali. Quindi la prima cosa che deve fare il professionista è già un'indagine e uno studio di fattibilità, che bisogna andare a fare un accesso agli atti presso il comune e vedere se non ci sono abusi lampanti, no? Possono vedere tipo l'ampliamento della veranda, cosa che si può vedere facendo la fotografia, no? È chiaro che quando si va a presentare una scia, accelerare il lavoro, una scia, il tecnico deve accelerare e comporre lo strumento balistico l'intervento che si sta facendo. E si presuppone che tutto quello che c'è stato, tutti i fenomeni, scie, precedenti, gente precedenti, sono conformi allo strumento balistico. Quindi non ci devono essere opere abusive, non controllate. Se ci dovessero essere queste opere, l'ingegnere, il progettista, prima di partire, anzi non può partire, se non è in grado di sanare gli illeciti a livello urbanistico. E c'è un collegamento tra l'illecito, tra diciamo, l'ufficio urbanistica e il superbonus 110. Basta pensare che la detrazione è funzione delle unità immobiliari, non ogni unità immobiliare, abbiamo visto di tempo stamattina, 40.000 euro, no? Dalla seconda all'ottava e 30.000 dall'ottava in poi. Quindi, e cambiare le unità abitative è facile, basta presentare una scena. Quindi, ma la scena non è che si può presentare così su dei remoti che già non hanno un supporto, un'accelerazione, un pagamento di conformità. Quindi, bisogna intanto guardare se è possibile eliminare tutti gli edifici. L'articolo 36, l'articolo 37, vado a memoria, del DPR, testo unico sull'edilizia 380 del 2001, dice che si possono sanare alcune cose. Sempre che ci sia la possibilità di livello balistico, cioè se c'è la cupatura e io ho fatto un illecito e c'ho ancora la cupatura, posso pagarmi una multa, una penale amministrativa che parte da 516 euro, si può presentare un progetto di sanatoria. Allora, prima di tutto, sanatoria. Questo dal punto di vista edilizio, ma anche dal punto di vista sicurezza. Si perde la detrazione fiscale, quindi il diritto alla detrazione fiscale, e poi c'è il mancato rispetto anche del testo unico sulla sicurezza, cioè quindi non solo il testo unico sull'edilizia, ma anche il testo unico sulla sicurezza.
tutte le responsabilità indirette, abbiamo detto il titolo 4, dove parla di cantieri e temporanei mobili, ricadono indirettamente sul committente o responsabile dei lavori, la cui nomina del responsabile dei lavori, l'ha detto stamattina l'ingegnere Corretto, non è una delega e basta. La delega viene invalidata se non si danno le possibilità al responsabile dei lavori di organizzare, di controllare tutto l'aspetto sicurezza del cantiere. Quindi una volta nominato il responsabile dei lavori, il responsabile dei lavori o committente, se non viene nominato ovviamente il committente rimane il responsabile dei lavori. Già il decreto cantieri dava questa possibilità, quindi nominava, cioè citava il responsabile dei lavori. Quindi è una cosa che il testo unico, avendo accorpato il 626 e il 494 successivo, e ripropone quindi come figura fondamentale. Cosa deve fare il quindi competente? Attenzione, nomina o fa nominare, no? Bisogna andare in assemblea, ci vogliono preparare l'assemblea, ma è lui che propone, o comunque possono essere anche proposte da loro. Ma lui poi deve andare ad accertare i requisiti tecnici di tutti, non solo, ma anche di imprese, soprattutto dell'impresa affidataria. E se l'impresa affidataria poi dà il subappalto, ritorna sempre al committente la responsabilità, perché voi sapete, l'impresa deve presentare il posto, no? Piano operativo di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza lo deve controllare il committente. E se c'è una ditta subappaltatrice, il posto della ditta subappaltatrice deve andare alla ditta affidataria, la quale la deve avallare e deve trasmettere il due posto al committente. Il committente deve controllare e deve avallare, cioè deve dire sì, c'ha i requisiti tecnici professionali, il commercio, con tutte le conseguenze. Allora, quali sono gli adempimenti? Prima di tutto, una volta accertato che si può procedere all'intervento che dà diritto a questo bonus del 110%, la progettazione. Nella fase di progettazione sono tre figure. Uno, il progettista vero e proprio, che deve fare il capitolo A, deve fare il conto medico, deve comprensi, deve fare riferimento, come voi già sapete, all'imprezzato regionale di competenza, oppure al prezzario del TEI, cioè sarebbe il genio civile, oppure se non esistessero queste voci, il prezzario deve fare un'analisi dei costi, cioè si inventa lui un prezzo e che sia un prezzo di merito, facendo tutto delle analisi, quindi in maniera molto analitica, e stabilisce questo prezzo. Ovviamente non deve superare mai quello previsto dal decreto di crisi. Allora il progettista deve essere affiancato prima di tutto da un'altra figura professionale che compare con questo super bonus, cioè è il redattore dell'APE. Cioè il progettista è vero che l'APE, no? Abbiamo detto è pre e post intervento. Ma quello pre intervento non qui deve essere un altro tecnico che fa prima e poi. Ma quando si fa prima, abbiamo detto l'imbollo, l'efficientamento energetico deve scattare in due classi. Quindi le classi sono 10, le classi non parlendo energetico. Deve scattare almeno di due classi, però che non dà alla penultima, cioè la A3 di A, ce ne sono 4, poi c'è la B e C fino alla A3C. Quindi scatta o di una classe solamente, ma solo nel caso in cui sta già in A3 e diventa A4. Oppure deve scattare in due classi. Bene,
io devo fare lo stato, l'ape, il progettista fa l'ape pre-interno. Quello è facile, la stanzata lì, si prendono delle misurazioni, si vedono i conti, si fa, insomma, si fanno dei calcoli, si fanno la trasmettanza e si fa ancora spazio. Perché scattino le due classi? Non lo puoi fare dopo. Perché sennò si può andare a fare un intervento che può essere vanificato, cioè io posso andare a fare un intervento, se lo dovessi fare l'ape solamente a posteriori, quell'ape può darsi che non mi fa scattare le classi. E quindi che cosa sono volendo? A fare un successivo intervento, altre deliberazioni, quindi è bene che l'ape si faccia prima. Sì, per vedere se gli interventi, si studiano tutti gli interventi, molti tecnici, per far scattare in due classi, e poi alla fine quello che si andrà a consegnare sarà quello esecutivo che dimostrerà che effettivamente quello a livello progettuale ci consente di scattare in due classi. Allora, questo tutto è in fase progettuale, quindi il progettista e il certificatore APE devono stare insieme, perché il progettista poi deve dire, deve essere d'accordo con gli interventi di capo che deve andare a chiedere fa la parattestazione dell'ape. Ape, che come ha fatto notare l'ingegnere Pontelli, l'ape è un'attestazione di prestazione, qui si dovrebbe parlare quindi di attestazione di qualificazione energetica, perché stiamo parlando dell'intero palazzo. Quindi l'ape abituati a fare sono quelli per i compramenti degli immobili, cioè è relativo all'appartamento, qui invece è relativo a tutto il palazzo. Quindi, chiarito questo, finito di parlare della fase di progettazione, passiamo alla fase di esecuzione del lavoro. Quindi, progetto che deve essere poi approvato, no? La CIL, la SCIA. Comunque, la seconda fase, la fase esecutiva, attenzione alle figure professionali, il classico direttore del lavoro, il coordinatore, anche in fase di progettazione, va fatto effettivamente anche quello che vi ha detto il CPE, ha nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Allora, non sempre si fa, ecco perché non ne ho parlato. E si fa solamente in alcuni casi quando c'è il lavoro che impegna più di 200 uomini al giorno, oppure quando ci sono più imprese che lavorano in cantiere anche se non contemporaneamente. E quindi il patto di nominare il coordinatore della sicurezza non esime da responsabilità ai responsabili del lavoro, cioè non è il responsabile del lavoro, ha già una delega, e quella del committente. Non può lui delegare le responsabilità ai coordinatori, perché sennò nominerebbero sempre il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di progettazione. Se è necessario, lo delega, ma lui è sempre responsabile, il committente è sempre responsabile. Intanto deve nominare delle figure che devono essere ingegneri o architetti rispetto all'altro, prima di tutto. Poi, quindi, si passa alla fase esecutiva, il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione deve fare rispettare il piano di sicurezza e contenimento che ha redatto il coordinatore in fase di consultazione. Deve rispettare. Volevo forse intervenire perché siamo in una fase di tavolo lungo, quindi se è possibile anche interrompere è più snello. No, per ogni persona che devo forse concludere, no? Allora, quindi attenzione, poi c'è la nomina delle imprese, quindi le responsabilità del committente non finiscono qui, deve presente che il coordinatore alla sicurezza deve avere dei requisiti, non è che tutti possono andare a fare il coordinatore alla sicurezza. E il problema poi diventa, una volta fatta la fase di progettazione, una volta dato l'incarico delle figure personali che eseguiranno poi i lavori anche in fase di sicurezza, quindi non solo il vero architetto, ma un altro ingegnere, coordinatore della sicurezza, che seguirà dal punto di vista proprio della sicurezza, deve altre responsabilità sono la nomina dell'impresa. L'impresa, il committente,
se voi fate caso nella Cina, con la scia che è firmata, la scia, cioè una segnalazione, cioè la segnalazione dell'intervento che si deve fare. Il tecnico firma solamente la segnalazione di quel tipo di intervento che propone allo studio compagnia. Basta. I soggetti coinvolti e la scia per forza, la firma il committente, in cui il committente, secondo me, dica che ha chiesto il turba di impresa, quindi la regolarità contributiva, la riscontrata, ha chiesto l'organico medico, ha fatto fare una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro di dipendente, cioè fa una serie di cose, fra cui una che devono essere allegate alla scia per ribadire. E l'altra cosa importante, articolo 99 del testo unico, notifica preliminare. Che la fa il committente o responsabile del lavoro, non la fa l'ingegnere, non la fa il direttore del lavoro, non la fa il coordinatore, la fa il responsabile del lavoro, in cui questa notifica deve dire dove sta il cantiere, quanto costeranno gli interventi, chi sono le imprese, chi sono i coordinatori, e deve inoltrarla al prefetto, all'ispettorato del lavoro. Quindi questo brevemente vi sto, perché suppongo che devo chiudere, vi sto introducendo a questo tipo di argomento, che va ovviamente approfondito per chi non ha avuto modo di seguire altri corsi, oppure per gli amministratori che non sono tecnici, ma anche per approfondito. Grazie Sì, ma molto brevemente, molto brevemente, mi è venuto questa considerazione ascoltando il suo intervento. Credo che probabilmente sarà utile costruire assieme a voi, oltre a questi questo dibattito, probabilmente dei video esplicativi da diffondere con tutte le cose che si devono fare e con sotto eventualmente anche tutti i link, in modo che ogni amministratore, non solo, abbia una guida che può rivedersi, studiarsi a casa con calma, perché poi anch'io ho fatto molti video, però si ascoltano e poi non hai modo di rivederti, non sono. E se tu hai un dubbio puoi anche vedere la parte di spiegazione che ti interessa. Quindi questo potrebbe essere, stavo dicendo adesso, uno strumento molto utile, perché mi piace l'approccio, nel senso che non sto ascoltando in tanti altri settori. Cioè di dire, ci sono delle responsabilità, affrontiamole cercando di studiarle esattamente, capendo qual è la nostra responsabilità e come esercitare l'attività in modo corrispondente da non rischiare. Purtroppo mi piace molto, perché questo vuol dire l'affronto con consapevolezza, non la schivo. Invece molto spesso ho trovato in molti settori una tendenza, non so se è solo la mia impressione, a cercare di evitare la responsabilità in tutti i modi, cercare di dire no, non mi prendo la responsabilità, però se non si prende responsabilità non si fa nulla. Faccio un esempio, stavo parlando con una banca del territorio, cassa rurale, e erano a parlare con loro perché volevano capire sul bonus con che misure adottare. Stavamo parlando la prima parte sull'acquisto del credito e loro convenivano che erano utili, quindi si erano adoperati per acquistare i crediti di imposta perché avevano un margine di guadagno sicuro rispetto garantito dallo Stato di fatto, quindi stavano facendo questo. Abbiamo parlato delle imprese che dicevo però bisogna fare, altrimenti non si sostiene il circuito virtuoso anche dei prodotti finanziari per le imprese che devono anticipare i costi, devono comprare il materiale, eccetera. E quindi dicevo, sì, però qui c'è il rischio di impresa, come facciamo? Scusa, ma è compito della banca il credito di impresa, altrimenti di cosa servono le banche? Quindi mi piace molto questa cosa, perché finalmente percepisco la volontà di affrontare la responsabilità non eludendola ma affrontandola con consapevolezza. Quindi faccio un commento per questo. E poi, ne stavamo parlando anche prima, credo che sia anche l'occasione questo, in molti casi, da stimolare i privati a sanare le difficoltà.
difformità o gli abusi sanabili, perché hanno un vantaggio importante nel caso di comportamento virtuoso e di messa a norma della situazione. Quindi anche questo potrebbe essere uno stimolo che il Superbonus porta con sé. Io a cui non avevo riflettuto adeguatamente, mi avete messo di parte. Grazie, grazie. La questione appunto della sanatoria tra virgolette, ma per atto di piccoli abusi eccetera, concordato con il ministro D'Alema, devo dire che con loro abbiamo interrotto il processo di emendamento, dove mi pare che tutti i partiti siano d'accordo tranne uno, e vediamo insomma di mettere una volta tanto, perché poi la posizione di questi è veramente assurda. Qual è il motivo per cui si contesta questo emendamento? Che secondo voi si invece modificherebbero i piani regolatori per regolarizzare questa situazione, il che è ovviamente un reato penale, quindi non vedo per quale motivo dovremmo evitare una norma in relazione alla possibilità di creare, di fare reati, che sono un quarto reato già vietato, quindi mi sembra veramente assurdo. Eppure questo risolverebbe quello che potrebbe centinaia di migliaia di problemi, di interventi, le tante verande che stanno nella città dell'Italia, cioè immaginate quanto e come non si fa, perché uno su 100 appartamenti ha fatto la veranda, come fa a fare la veranda di non so. Parendo, in particolare. Vabbè, insomma, la dichiarazione come si chiama del fatto di non compilare, non può dire dichiarare che sono le cifre solo grazie. Sì, abbiamo parlato di imprese e diamo la voce delle imprese, il dottor Giampiero Rizzo, presidente ANCE di Lecce, a quale chiedo proprio una cosa specifica delle imprese, le quali devono rispettare proprio nella esecuzione del cappotto ai dettagli della UNI 11716, quella cioè relativa agli applicatori e agli esecutori del sistema del cappotto, ma devono rispettare le imprese anche il CAM, meglio noto per criteri ambientali. Quali sono i suggerimenti appunto da parte delle imprese in questa fase così delicata, ma soprattutto rispetto alle responsabilità, che talvolta sono anche penali, con cui si può andare incontro nella scelta dei materiali? Mi spiego meglio, molto spesso può capitare, non molto spesso, ma può capitare, il problema è che i materiali consolari non siano quelli poi inizialmente ipotizzati. Sappiamo che il magistrato normalmente colpisce sempre chi sceglie il materiale. E in questo proprio ambito un pochettino di maggiore sicurezza, maggiore garanzia delle imprese in fase di inizio dei lavori, dal punto di vista anche delle assicurazioni, come intendono per esempio tutelare il condominio e se l'aspetto delle garanzie delle clausole di uso può andare in quella direzione. Grazie. Grazie per la domanda e grazie per l'occasione di dare di parlare di questo argomento, diciamo che insomma, è forse uno dei più trattati in questa questo periodo. E responsabilità, diciamo che le responsabilità di cui abbiamo sentito parlare oggi sono sempre esistite, nel senso che oggi si pone l'accento e l'attenzione su questo argomento perché c'è rispetto al passato un fatto nuovo: nei lavori privati intervengono capitali pubblici, quindi il livello di attenzione, il livello di rigore con cui bisogna diciamo eseguire tutto il processo che porta ad efficientare, quindi a godere dell'ecobonus, evidentemente merita un'attenzione da parte di tutti i soggetti molto più, come dire, impegnativa rispetto al primo. Quando dico tutti i soggetti, l'ingegnere che mi ha preceduto ha fatto, diciamo, una disamina di un pochino tutte le figure che intervengono in un processo di efficientamento energetico, che di fatto si tratta di quello soprattutto in provincia di Lecce, dove non si può applicare il sisma bonus perché non rientriamo in zona sismica prevista dalla norma. L'amministratore di condominio, il responsabile dei lavori, il committente in senso lato, che può essere anche il singolo proprietario di casa, ovviamente ha un grande dovere, che è quello di scegliere i professionisti e le imprese che concorreranno tutti insieme a realizzare questo, diciamo, questo procedimento di efficientamento. Beh, è chiaro che
sin dalle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, parlo della 76, la 494, poi confluita nell'81, sono stati introdotti due concetti molto importanti: la colpa in eligendo e la colpa in vigilando, che sono proprio a carico di quei soggetti, di quel soggetto responsabile dei lavori che indicava l'ingegnere. Quindi è chiaro che se io ho imparato i responsabili dei lavori, devo individuare un professionista, cercherò di scegliere un professionista che mi dia garanzie, prima di tutto da un punto di vista tecnico, circa le soluzioni da scegliere. E poi cercherò di scegliere un'impresa, insieme al progettista, che mi dia altrettante garanzie, sia sul piano della qualità con cui eseguo i lavori, sia sul piano della solvibilità, che quindi mi metta a riparo da eventuali blocchi di cantiere e situazioni di questo tipo, che sono purtroppo all'ordine del giorno. Quindi secondo me una delle prime questioni che l'amministratore di condominio dovrebbe affrontare in maniera sistematica è esattamente questa. Purtroppo la norma in questo senso non ci viene molto in aiuto. In che senso? Per realizzare una qualunque opera pubblica esistono dei sistemi di qualificazione delle imprese, esistono delle procedure di gara ad evidenza pubblica che mettono nelle condizioni il decisore pubblico di individuare il soggetto che realizzerà le opere, facendo affidamento su dei sistemi consolidati di verifica che l'impresa poi effettivamente sia in grado di realizzare quei lavori, quella tipologia, per quegli importi e così via. Nel mondo dei lavori privati tutto ciò non esiste. Io domani mattina faccio una società semplificata, un euro di capitale, mi iscrivo in camera di commercio, dopo qualche giorno sono pronto a sottoscrivere contratti con il committente e di qualunque importo, non c'è nessun vaglio preliminare. Ecco perché quindi secondo me è fondamentale il ruolo dell'amministratore di condominio da questo punto di vista in termini proprio di supporto anche ai condomini, perché io mi immagino, e insomma parlo ad una platea qualificata da questo punto di vista, si va nelle assemblee e ogni condomino ha almeno due o tre cugini che fanno gli ingegneri, gli architetti o i giovani, e non so quanti parenti che fanno l'impresa. Quindi secondo me da questo punto di vista il ruolo dell'amministratore è uno snodo importante e fondamentale. Più nello specifico, per venire alla sua domanda, l'intervento del cappotto, diciamo forse la parola più googolata in questo momento su internet, diciamo viene normata, è una delle modalità con cui si può aumentare l'efficienza energetica dell'impianto dell'edificio, ci sono tante altre modalità, non solo quella è quella più gettonata. Le modalità di posa sono regolate da due norme, le uniche citavo lei, che sono su base volontaria, sono diciamo così una bussola che possono aiutare l'impresa e il progettista e il direttore dei lavori in fase di scelta e di posa del materiale, ma non sono obbligatorie. Ovviamente sono fortemente raccomandate anche dalle imprese. E le posso dire da questo punto di vista che noi come sistema delle imprese, parlo di ANCI ovviamente, nella sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro e poi nei contratti territoriali abbiamo previsto, ma non da oggi, da tantissimi decenni, dei soggetti praticamente gestiti insieme alla controparte sindacale che si occupa, di formazione sui luoghi di lavoro. C'è un altro che si occupa di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Bene, ma quelli rappresentano, secondo il nostro punto di vista, il nostro modo di vedere l'impresa, uno dei punti di forza del sistema delle imprese iscritte ad ANCI. Anche alcune associazioni di artigianali hanno omologhi soggetti che si occupano delle stesse materie. Tuttavia, devo sottolineare un fatto: la responsabilità della scelta del materiale rimane in capo al progettista. Il progettista decide sulla base delle valutazioni preliminari qual è la tipologia di cappotto, quindi di pannello in definitiva, e quali sono le modalità di posa per raggiungere il miglior risultato possibile, che non dimentichiamo è quello di fare il salto di due passi insieme agli altri interventi e quello di ridurre la distanza, quindi il passaggio o diciamo, aumentare l'isolamento tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Ancora un compito del tecnico, in questo caso il direttore dei lavori, il quale è quello di vigilare in fase di esecuzione sulle modalità con cui l'impresa posa quel materiale, a voce in capitolo nella scelta del materiale, cioè una volta che individuato le caratteristiche del materiale da utilizzare, l'impresa nella sua autonomia
fa la sua ricerca di mercato, ma un buona norma che l'impresa, prima di decidere di scegliere, di commissionare il materiale da impiegare, sottopone all'attenzione del direttore del lavoro il materiale, il direttore del lavoro, come normalmente succede in tutte le iniziative, diciamo, che mirano ad avere un successo, cioè si collabora tra l'impresa e il direttore dei lavori nel rispetto ovviamente rigoroso dei rispettivi compiti e delle rispettive responsabilità, e il direttore dei lavori avalla oppure può impedire, può evitare che l'impresa scelga quella tipologia di materiale, imponendo degli altri, purché risponda alle caratteristiche previste dal progetto. Quindi io credo che il segreto perché questa iniziativa, uno dei segreti perché questa iniziativa di EcoBonus scalata all'edificio condominiale o a qualunque altro tipo di edificio, e che sia, diciamo, ispirata da un principio, quella della collaborazione, ma come dicevo prima, nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze, ruoli e responsabilità tra l'impresa e tutti gli altri soggetti che partecipano a quel processo. Infine, concludo, sul discorso delle garanzie di risorse. Allora, il legislatore credo che abbia normato molto bene questi aspetti, ha previsto un acceleratore, ha previsto una polizza che assista il lavoro dell'acceleratore a vantaggio del condominio o del responsabile del lavoro, comunque del beneficiario del credito dell'imposta, e quindi da quel punto di vista, diciamo, mi sembra che sia abbastanza individuata la soluzione al problema. È evidente anche qui che il ruolo dell'amministratore del condominio è di verificare che la polizza che il tecnico mette a disposizione sia adeguata rispetto alla mole di lavori da fare in quell'iniziativa, ma più in generale in tutta l'attività delle professioni. Detto questo, questo è un po' più complicato, ma insomma credo che la strada sia quella. Per quanto riguarda l'impresa, è stata prevista la polizza decennale postuma, che garantisce sempre circa la correttezza dell'esecuzione dei lavori per 10 anni, punto. È buona norma, ma nei lavori pubblici è già previsto che tutta la fase di esecuzione sia assistita da una polizza on risk. Una polizza è con la responsabilità civile del costruttore riguardo a danni verso terzi, quindi anche sull'edificio stesso, che si potrebbero creare in fase di esecuzione del lavoro. Normalmente ci sono poi tutta una serie di ulteriori estensioni di quella polizza, e quindi anche qui, prima di scegliere l'impresa, forse l'amministratore del condominio deve assistere i condomini nella valutazione anche di questi aspetti, cioè lo schema di garanzie di cui l'impresa è dotata, i relativi massimali, la qualità del garante di ultima istanza di quella polizza, cioè della compagnia di assicurazione. Se abbiamo a che fare, senza, diciamo, nulla da dire a nessuno, con una polizza fatta da generale, credo che il condominio possa dormire qualche sonno più tranquillo rispetto ad una polizza prestata da Giampiero Rizzo con un capitale di 10 euro, faccio per dire. Quindi secondo me tutti questi aspetti, a maggior ragione oggi, ma diciamo in generale sempre, dovrebbero essere quelli che ispirano l'attività dell'amministratore di condominio perché possa garantire la propria incolumità, almeno da un punto di vista pecuniario, perché su quella venata purtroppo quello personale che nessuno può malevare se non con le buone pratiche, e garantire al proprio assistito il condominio che il processo di efficientamento energetico di cui parliamo si possa svolgere nella maggiore tranquillità di tutti quanti. Poi successivamente avrei qualche domanda per il sottosegretario, se mi sarà consentito, però adesso ci do volentieri la parola. Grazie. Ci sono i permessi, ma posso dire una cosa. Questo problema diventa importantissimo anche perché è prevista una assicurazione base per ogni singolo professionista, per ogni singolo intervento che fa. Ed è qua di nuovo che il ruolo dell'amministratore diventa importantissimo. Ed è qua che bisogna andare a vedere quali professionisti, tutta quella filiera che ho detto stamattina, committente, direttore, responsabile, coordinatore della sicurezza, eccetera, e tutto quello che è la filiera che c'è all'interno dell'impresa dell'Italia. Per cui dove ci sono i professionisti che fanno un qualunque tipo di intervento, richiede la polizza e quanti interventi sta facendo e in quanti interventi ci sono professionisti, questo problema questo progetto nemmeno, che accaparrano in giro diverse quantità e poi demandano e poi mettono solo la firma. Quindi bisogna entrare lì in dettaglio e lì la figura dell'amministratore sia chiara, qual è il processo, diventa importantissimo per garantire proprio quella qualità della. E a monte di questo processo c'è ovviamente l'assemblea di condominio, e su questo chiedo il contributo,
la partecipazione all'avvocato Gaetano Monia, vicepresidente nazionale dell'ANCI, proprio come voce degli amministratori, perché con la maggioranza assembleare, proprio sul tema di queste riunioni, hanno tratto certamente i legislatori nel decreto di agosto, per esempio, forse più di quanto avrebbero invece meritato la formazione di un'assemblea online, quantomeno dal punto di vista delle procedure iniziali. E tra l'altro ha interessato il legislatore in quel decreto, per quanto riguarda le maggioranze, no? La problema Molina, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, tutte le difficoltà quelle che ci possono essere all'inizio della convocazione di un'assemblea. Ma certamente la maggioranza è un punto focale. Il decreto lo ha chiarito in maniera decisa, il decreto di agosto, ma facciamo tutto di definitivo, sia perché si è parlato anche di assemblee, di maggioranze costitutive, di maggioranze deliberative, si è fatto un po' di confusione. A te, a me, il compito di fare un po' il punto della situazione, anche perché credo che il Centro Studi Nazionale qualche cosa del tempo l'ha detto. Avvocato Molina. Sì, sono collegato. Chiaramente, permettetemi di salutare un po' tutti quanti, soprattutto chi ci sta tornando da casa o dagli studi. Un ringraziamento particolare al Presidente regionale ANACI e ai presidenti nostri provinciali per questo meraviglioso contributo di questa giornata di lavoro. Non è cosa facile organizzare un incontro del genere con questi contenuti e con queste presenze alla fine di agosto, ma siete stati veramente all'altezza della situazione. I miei complimenti di tutta l'associazione, vivissimi, per quello che avete realizzato. In questa sala poi tra le altre cose si sono scritte delle pagine importanti, sia politiche che di contenuti specifici. Vado alla domanda. Il Centro Studi Nazionale aveva già realizzato dei lavori sull'efficientamento energetico degli stabili, riprendendo una vecchia norma che il legislatore si è dimenticato nel corso degli anni, che è la legge 10 del 1991. Non è la prima volta che il nostro legislatore, preso da evidentemente da mille cose, da un milione di cose, non ricorda quello che egli stesso ha fatto, e ci mette nelle condizioni per chi esercita l'attività di legale a impegnarci sulle interpretazioni da dover dare, anche perché poi di fronte al magistrato, come dire, sono problemi che sorgeranno sicuramente. Intanto mi premerebbe specificare qual è l'oggetto di cui stiamo parlando dal punto di vista tecnico e giuridico. Stiamo parlando di ristrutturazioni, parliamo di manutenzioni ordinarie, straordinarie, parliamo il nostro oggetto, il cappotto termico, da quello che ormai ripetutamente si è sentito stamattina, in quale fattispecie rientra. Si è parlato di innovazione. Le innovazioni sono disciplinate dall'articolo 1120 e seguenti. Che cos'è l'innovazione? Per vedere, non voglio fare il professorino della situazione, ma si ha innovazione quando il bene comune viene cambiato di destinazione, oppure quando l'oggetto, il bene in sé, viene mutato nella sua consistenza materiale. Non v'è dubbio, e la faccio veramente breve, non v'è dubbio che nella realizzazione del cappotto termico ci sarà un spessimento delle pareti, del bene comune prospetto del fabbricato, perché il prospetto è richiamato dall'articolo 1117 del nostro codice civile, e pertanto, essendo esso nella consistenza materiale mutato, versiamo nella materia dell'innovazione, e su questo dubbi non ne abbiamo. È un'innovazione la legge 220 del 2012, la cosiddetta riforma del condominio, ha esteso lo spettro delle innovazioni alle innovazioni sociali,
ma l'innovazione di cose. Vi ricorderete che il legislatore ha ripreso il quorum dell'articolo 1136, secondo comma, per abbattere i precedenti quorum che erano quelli del quinto comma del 1136, cioè i due terzi del valore del fabbricato, e quindi li ha ridotti alla metà del valore del fabbricato, 500 millesimi, per agevolare le decisioni sulle innovazioni sociali. Quando non ha preso una sbandata, anche qua mi piace ricordare, non solamente per ricordare, vi ricorderete che per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prima della riforma del condominio, i quorum previsti erano quelli di un terzo, quindi 133 millesimi. Sbadatamente il legislatore nella legge 220 del 2012 rinnalza il quorum deliberativo al secondo comma del 1136, quindi 500 millesimi, e ci ritroviamo in quelle situazioni che dicevo prima di voi di dover annaspare per cercare di capire bene quali norme dobbiamo seguire, quali norme dobbiamo applicare. Detto questo, legge del 91 abbatteva già allora il quorum assembleare parlando di interventi relativi all'efficientamento energetico dello Stato, ma parlava di interventi. L'articolo 1120 invece parla e scrive, cioè scritto espressamente, di opere che possono essere realizzate a mo' di innovazione, quindi parla di opere, l'uno di interventi e l'altro di opere, tant'è che dottrina importantissima e anche attuale continua a sostenere che un problema esiste, una cosa sono gli interventi, altro sono le opere. E pertanto, laddove si dovessero realizzare le opere, il quorum sarebbe ancora quello di 500 millesimi. La norma che menzionava poco fa il segretario nazionale, il dottor Andrea Finizio, ci riporta all'articolo 63 dell'ultimo decreto 104, che è andato a riformare, o meglio, correggere. Aggiungendo un comma, il comma 9 all'articolo 114, se non ricordo male, del decreto precedente di maggio, e inserisce finalmente, diciamo, mette la parola fine al voto deliberativo. Però, come diceva il dottor Villani stamattina, non si specifica se in prima o in seconda convocazione, perché il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione sappiamo bene che è altissimo, raramente riusciamo a tenere assemblee in prima convocazione. Non si specifica questo, quasi per intendere che un terzo di 333 millesimi fossero bastevoli sia nella prima convocazione che nella seconda, però è un punto interrogativo importante a cui bisognerà proporre rimedio in qualche modo. E qui una voce di aiuto si eleva al sottosegretario, perché è un problema non da poco questo. Prima comunque di arrivare alla delibera dell'assemblea, che a questo punto la delibera mi sembra assolutamente agevole e quindi è conforme al fine politico che si voleva raggiungere, agevolare l'assemblea per deliberare nel merito, si pone il problema di arrivare all'assemblea, Andrea, cioè come arriviamo all'assemblea? Cerchiamo di essere pragmatici, cerchiamo di risolvere qualche problema prima di arrivare all'assemblea. È senza dubbio importantissimo che noi, e secondo me modo proprio, si dia in carico ad un tecnico perché si estrapoli l'ape,
prima di convocare l'assemblea, perché bisogna andare con le idee chiare, bisogna dire ai condomini che cosa li aspetta, altrimenti andremo in assemblea proprio senza nessuna possibilità di costrutto vero e proprio, e quindi non sapremo neanche noi cosa poter suggerire ai nostri stessi condomini. Secondo me questo è un mandato che si può conferire da parte dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1130 numero 4, secondo me è un atto conservativo dei beni comuni dell'edificio, e quindi è un atto dovuto dall'amministratore che prepara l'assemblea, e a quel punto in assemblea si deve andare con un ordine del giorno ben preciso che ho cercato di stilare, che ho scritto per non dimenticare niente, perché mi ha preso un pochettino di tempo, non sembrerebbe così, però per arrivare ad un'assemblea che possa in una sola battuta, perché sappiamo bene con questi problemi che abbiamo, convocato l'assemblea è diventato veramente difficoltosissimo. Io sei dubbi ancora sul discorso del web, perché si dovrebbe garantire anche un collegamento costante con tutte le persone in contemporanea, sia dalla sede designata per l'assemblea e con tutti i condomini che seguono via web. Immaginate durante un'assemblea con 60-70 persone, a qualcuno va via per qualsiasi motivo la linea internet, questo signore non partecipa alla costruzione della volontà assembleare, e appena finita l'assemblea l'amministratore si potrebbe vedere recapitata una contestazione per dire avete deliberato qualcosa il cui oggetto io non ho potuto seguire e non ho potuto entrare nelle dinamiche della delibera. Quindi una convocazione, un ordine del giorno ben preciso, cerchiamo di deliberare tutto quanto possibilmente nella stessa assise, perché sarebbe veramente una manna dal cielo. Sappiamo benissimo che ci sono condomini che vengono col codice civile in mano, perché non aspettano altro che contestare qualcuno, l'amministratore in primis, ma anche tra condomini stessi c'è qualcuno che fa gara per dimostrare che ne conosce più degli altri. E non parliamo di alcuni miei colleghi che quando si avvicinano alle assemblee credo realizzino la loro realtà professionale. Allora, io suggerirei questo, l'ordine del giorno. Preso atto delle offerte giunte relativamente al miglioramento dell'efficienza energetica dello Stato, noi muniamoci, tanto ormai il mercato si è aperto, come diceva il sottosegretario, c'è l'universo intero che si apre. Io in studio ho ricevuto tantissime offerte, come dire, articolate in maniera diversa l'una dall'altra, però sono offerte, sono arrivate, perché gli stessi condomini chiedono ai loro tecnici, alle imprese, come diceva anzi il dottore qui accanto a me, ognuno a casa propria avrà tre conoscenti di dirigenti illuminati senza i quali non si può fare a meno, e allora arrivano le offerte. Preso atto dello strumento scelto dagli offerenti della cessione del credito d'imposta e o dello sconto in fattura con riferimento al cosiddetto bonus 110% disciplinato dalle recenti norme in materia, preso atto delle offerte pervenute in relazione ai profili professionali di garanzia: 1. Responsabile dei lavori, se diverso dal committente; 2. Direttore dei lavori, che attesti, oltre ai compiti propri professionali istituzionali, anche ed in via preliminare le molteplici conformità amministrative, e mi riferisco anche a quelle delle proprietà private, e di fatto richieste dall'attuale normativa in vigore, e si pronunci sulle conformità dei costi esposti nelle offerte con i lavori che andranno ad essere realizzati.
tra il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. L'assemblea valuti ed approvi le offerte sopra menzionate e che vengono tutte quante allegate alla presente convocazione. Quindi facciamo in modo che il condominio sia preparato e si segga davanti a noi con la chiarezza massima delle offerte che sono arrivate, se le leggi, a noi la preparata, chiarezza massima sui professionisti, chiarezza massima quando noi stessi proporremo e diremo che l'attestato di, energetico di quell'edificio è X, perché il tecnico da noi incaricato ci ha detto che l'attestato ha quel tipo di come dire, oggettivamente ha quella tipologia e da quella bisogna partire. Io forse ho preso troppo. No, assolutamente, grazie, perché hai toccato l'argomento specifico dell'ordine del giorno. È toccato l'argomento della consapevolezza, perché noi in assemblea non abbiamo a che fare soltanto con i presenti, ma abbiamo a che fare con gli assenti che danno delega, sono soggetti ai quali dare il massimo della garanzia proprio attraverso l'ordine del giorno, quello che hai voluto sviluppare da amministratore di condominio più che da avvocato. Grazie al vicepresidente nazionale Nasci, che ha dato anche l'argomento dell'APE. Avvocato al momento dell'APE prima, e quindi il momento in cui c'è la consapevolezza è quello un punto focale, ma è la legge che porta l'APE come cuore del provvedimento, no? Da documentare con la iniziale rispetto a quello che sarà la fine dei lavori. E quindi mi rivolgo al dottor Antonio Trevisi, consigliere regionale della Puglia, ma soprattutto a Energy Manager, al quale faccio la domanda su questo specifico campo. Se per un esperto del settore si può andare fino a suggerire al condominio, quindi all'amministratore, la relazione predittiva della relazione di cui è requisiti minimi del decreto ministeriale 26 giugno 2015. Se ci vuole parlare brevemente di questa relazione e se sia sempre di suggerirla agli amministratori. Sì. Grazie a Antonio Trevisi, consigliere regionale Puglia e soprattutto Energy Manager. Sì. Grazie a voi, grazie per la. Ho chiesto di anticipare il mio intervento perché credo che ormai il livello di attenzione è basso dopo una giornata di lavoro. Logicamente io lascio agli altri la mia relazione di 5 pagine, che illustrerò brevemente, ma mi rendo conto, credo, che qualcuno ha spostato la mascherina dalla bocca agli occhi, e quindi dopo una mattinata di lavoro. Poi ho chiesto logicamente che il colpo di grazia lo faccio dare all'avvocato di Tano, con le sue 65 cartelle. Non mi sentivo io di dover dare questo ulteriore lavoro, però il consiglio, come diceva Riccardo prima, è quello comunque di depositare gli atti della nostra relazione, perché ho visto che molti non hanno avuto il tempo di illustrare tutto la loro parte, quindi è evidente che sarebbe utile fare un piccolo fascicoletto anche formato elettronico per dare a tutti gli amministratori di condominio e anche quelli non credenti. Io logicamente non sono qui in veste di politico, sono in veste di energimento, perché come lavoro come energimento dobbiamo essere attento, e ogni anno ho partecipato proprio come esperto nell'efficienza energetica ai convegni ANACI qui a Lecce. Allora, la relazione è tecnica del PM 26 giugno del 2015, logicamente è completamente diversa da quella che può essere l'etichettatura energetica, no? Voi sapete che l'etichettatura energetica nelle abitazioni è nata dopo quella degli elettrodomestici, una normativa europea che faceva sì in modo sintetico e facile da dare a chiunque capire il livello di efficienza energetica di un elettrodomestico, no? Un frigorifero classe A era consumava molto di meno di un frigorifero classe C. Cioè la classe energetica è facile, non è qualcosa di tecnico, ma qualcosa che tutti possiamo comprendere subito. Una casa classe A dovrebbe consumare di meno, non è detto dovrebbe più di una classe B, una classe C. Questo dipende anche da come sono stati fatti i lavori, che chiaramente ci sono schifo, che qui la condensazione è fatta bene, che gli impianti funzionano bene. Non è detto che quello che scriviamo sulla carta logicamente corrisponda a un indicatore, perché stiamo parlando di un indicatore, stiamo parlando delle
energetico globale dell'edificio diviso la superficie. Questa è la classe energetica, ci dà un valore che viene diciamo, individuato in the range A, A, B, C, D e così via. Ora, questo, questo diciamo, indicatore è diverso dalla range energetica. La prima cosa che l'energy manager fa, e qui mi collego alla relazione tecnica del 26 luglio del 2015, che è una diagnosi energetica, qualcosa che comunque innanzitutto è obbligatorio sia in fase di domanda di acquisizione del titolo abilitativo sia oppure nella domanda di inizio di lavoro, quindi è qualcosa che comunque va redatto, quindi essendo va redatto forse è utile, secondo me, anzi rispondo alla domanda, è utile prepararla prima in maniera preliminare. Nella relazione tecnica noi andiamo a individuare il contesto dell'edificio, l'edificio innanzitutto come è ubicato all'interno del suo contesto. Io mi sono occupato molto nella mia vita di bioarchitettura e una delle cose che è più importante è fare interagire l'edificio con la vegetazione, con le schermature solari, con il comportamento del sole per stare inverno, no? Le schermature che in estate devono escludere il resto del sole all'interno dell'abitazione, mentre in inverno lo devono facilitare, cioè c'è la predisposizione dell'ambiente, no? Le camere da letto ad est, il living room a sud, lo studio magari a ovest, le aree non utilizzate a nord, quindi portale, bagno e servizio e così via. Quindi questo tipo di diagnosi energetica che viene impostata dal punto di vista legislativo nella relazione tecnica prevista dal DM del 23 giugno 2015 è prevista poi in maniera differente in base a nuova costruzione, restauro e così via, per diverse diciamo, situazioni di intervento edilizio, e non fa altro che fare quello che noi chiamiamo tecnicamente la diagnosi energetica, quindi vedere come l'edificio è collocato, in quale zona climatica, che tipologia di impianti ha, che tipologia di muri, che tipologia di infissi e così via. Quello che noi possiamo anche in un primo check-up energetico fare da solo in casa nostra, no? Cioè tutti ci rendiamo conto se sono infisso il buono o meno, no? Se ha un unico vetro, un doppio vetro, che materiale fa, alluminio, legno e così via, se ci sono schifri, l'andatura, lo spessore dell'andatura e così via. Queste cose, la tipologia di caldaia, l'alimento di caldaia, l'alimentazione del gas, tutte queste notizie vanno messe in questa relazione che è molto dettagliata. È sicuramente molto utile nella combinazione dell'APE ex post. Quindi io quello che consiglio, logicamente la prima cosa relativa a tutti gli incontri che vado, fare l'APE ex ante e la diagnosi energetica dell'edificio, perché da quella ci va a capire poi quale interventi fare per superare le due classi. Comunque da noi non sarà difficilissimo, cioè, visto che il patrimonio in più è stato messo male, io lo so per esperienza personale, quindi superare le due classi, forse basta fare la caldaia nel campo fotovoltaico, cambiare qualche visto o fare un po' di pavimentazione, si buttano. Non sarà una cosa difficilissima da superare, però l'obiettivo, come diceva stamattina Riccardo, è quello di puntare al massimo. Noi stiamo, secondo me, pensando come poter sfruttare dal punto di vista economico questa misura. Noi invece dovremmo pensare come poter sfruttare dal punto di vista energetico questa misura. Cioè, quello che noi ci dobbiamo domandare a chi viene a farci lavori, quanto consumerà la nostra casa a fine lavori? Io la prima cosa che ti dico, puntate al consumo zero, perché si può fare, da noi che abbiamo un irraggiamento solare enorme, possiamo fare fotovoltaico, accumulo, pompa di calore. Pensate anche a centralizzare, non vi spaventare, io ho detto condomini, consumo zero, mobilità condivisa. Io quello che ho in mia carta è un progetto di condominio che non consuma niente, anche c'è il car sharing condominiale, dove utilizzando anche magari in alcuni casi i parcheggi condominiali per fare fotovoltaico, si può pensare anche ad avere delle auto elettriche in comune alimentate dal super bonus. Ricordate che l'energia del super bonus che consumite, che il condominio non utilizza, se la prende lo Stato e poi la prende dal centro. Quindi cercare di consumare tutta l'energia per i trasporti, per il riscaldamento, per la cucina è fondamentale. Intanto quella che voi non utilizzate la prende.
non è solo il polso dello Stato, sono due entrate, ci sono tante entrate dello Stato sul mondo. Quindi quello che voi dovete chiedere, non che, cioè tutti stanno chiedendo, no? Ma io spenderò zero, non è quello importante, perché se voi battete i voti, vi faccio un esempio, se viene qualche progettista e vi dice condomini, voi dovete mettere 1.000 euro a testa, però voi avete consumo zero, bollette zero, quindi andate a risparmiare magari 2-3.000 euro l'anno. Non è meglio anticipare quelle 1.000 euro perché magari c'è da fare qualche intervento in più e poi avete delle bollette zero. Quindi quello che voi dovete chiedere alle vostre imprese, ai vostri progettisti, è di arrivare al consumo zero, quindi a consumare il meno possibile, e quanto durano la voce che dovranno fare. Una cosa importante anche, no? Perché se voi i lavori durano 10 anni, 12 anni, e magari voi dovete andare in una città di super bonus, probabilmente, non lo so, da 12 anni cosa succederà, dovete poi andare a intervenire peggio, se lavori invece sono fatti che so, io non penso che apporto anche alle facciate ventilate, quindi anche a un sistema più resistente, no? Soprattutto nei condomini fronte mare. L'oggio di questo è fondamentale, quindi la domanda è sì. Diagnosi preventiva, relazione secondo me va fatta prima, in modo da valutare meglio dal punto di vista energetico quali sono gli interventi da fare, ma non con l'obiettivo di superare le due tassi, ma di ottenere il minor consumo energetico di quel condominio che vada a risparmiare tutti, e il vostro obiettivo non deve essere, deve essere recuperare, perché è giusto riguadagnare, ma il vostro obiettivo deve essere, per come vogliamo questa legge, la soddisfazione totale del vostro condominio. Cioè lui deve essere contento in termini di future bollette e anche di estetica, qualità dei lavori e durata dei lavori. E questo è l'obiettivo che dovete porre col superbonus. Non deve essere quello di pensare solo a come poter concludere questi lavori, prendere quei soldi, avere il proprio guadagno e così via. Se no non riusciremo mai ad avere, come diceva Riccardo prima, questa responsabilità condivisa, perché noi possiamo pure fare le leggi, ma se poi vogliono applicare bene, non avremo mai questa responsabilità condivisa di cambiare questo paese. Grazie. Grazie dottor Luigi. La risposta è quella che era la impostazione iniziale. Intanto il ringraziamento agli organizzatori, mi ha dato anche atto all'informazione che mi è stata appena data. Ci sono registrati 1.138 nostri associati da tutta Italia, ai quali hanno fatto la prima organizzata con questi risultati. Allora, posso aggiungere solo una cosa? Quello che diceva Bruno Luigi è importantissimo per la relazione, per un motivo importante, perché? Perché come diceva prima il sottosegretario, noi dobbiamo trovare una maniera per non diciamo circumnavigare sulla legge e cercare un modo di aggirarla, ma dobbiamo trovare quali sono le migliori diciamo, relazioni e i migliori parametri per arrivarci nel modo giusto, perché poi i documenti restano anche nei trasferimenti di proprietà, ma quella relazione diventa importante all'inizio dei lavori. All'inizio dei lavori quella relazione diventa fondamentale e importante. Allora, se c'è anche lì un amministratore capace e competente, che sa esattamente di cosa stiamo parlando, quella relazione va fatta, o fatta prima preventivamente, oppure a spannometro dico quali sono i possibili interventi, oppure poi la faccio quando vado a fare l'inizio dei lavori. Allora, tanto vale ragionare subito una relazione di base e quindi vado in assemblea con dei documenti e con delle indicazioni abbastanza oggettive sulla base di quella relazione. E poi se l'ho fatta prima, quando vado a iniziare i lavori, si tratta solo di mettere a punto l'ingegnere che i dati ce li ha, mentre appunto l'ha pagata prima, non c'era qualche piccola cosa, ma quella relazione c'è. Quindi quella relazione consente di parlare di documenti, consente di parlare di zone climatiche, di grandi giorni, consente di parlare di che posizione c'ha a nord, sud, est, ma la stessa casa consumi dopo, certo, la posizione a tutto nord, non tanto sud. Quindi attenzione a questo, quindi utilizziamo professionisti seri con la curva emergendo a rispettare. Bene, stiamo parlando di tutti, il 1.138 è la relazione relativa ai requisiti minimi ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2015. Grazie dottor Previsi. Adesso passiamo al professor Milano, che permetterò di fare una
socialista e per questo faccio mia, ma soprattutto la faccio fare dopo una seconda domanda dal nostro tesoriere nazionale, dottor Giuseppe Ferrero, al quale preannuncio come stamattina relativamente a tutti gli aspetti relativi alla residenziale sono stati trattati, quindi su quella direzione c'è stato già un approfondimento e quindi una cosa molto importante che è stata proprio trattata dal professor Di Lana, al quale mi permetto di vediamo di stuzzicarla i 5 minuti che ha dato il presidente nazionale, non la partita, perché si crede che sulla cessione del ci possa essere una criticità, può darsi che mi parli. Le norme non sembrano prevedere che si è nella situazione di un moroso professionale, magari con istruzioni immobiliari già in arrivo, cede questo soggetto a un terzo qualunque il suo credito fiscale per poi incassare la liquidità, fare la sua brava comunicazione all'amministratore dell'avvenuta cessione e poi non pagare il comune. Allora, questo tipo di criticità ci può stare, quale rischio va incontro l'amministratore di condominio? Ovviamente è un caso molto particolare, però l'incasso della quota dell'amministratore non è un caso particolare, è un caso molto importante e sapere a cosa si può andare incontro di fronte ad una cessione del credito, se ci sono delle criticità da parte di uno, un aiuto e poi a Pippo Merello, l'altra domanda. Intanto la risposta lo dico a Cinezzi. Prego, professor Chiari. Dottore, io vorrei rispondere. Però c'è un problema, è la scheda numero 49 sulla cessione del credito, si è seduto sopra il dottore Treviso, che mi ha bloccato. No, può rimanere, è importante che avvenga. Sempre il microfono, professore. Vabbè, qua non c'è la seconda. Innanzitutto complimenti veramente per tutte le delegazioni. Questa materia deve essere affrontata in questo modo, con tecnici, giuristi, professionisti, soprattutto la presenza anche del sottosegretario. Perché una volta che abbiamo fatto discorsi generali, dobbiamo entrare nello specifico. Se abbiamo i problemi ci saranno, stamattina ve l'ho detto, già le interpretazioni rigide dell'Agenzia delle Entrate. E questo dobbiamo smussare quest'anno. Però in questa prima fase, quantomeno bisogna cercare di avere le idee chiare. Per quanto riguarda la cessione, praticamente è una facoltà, perché in sostanza la normativa ha previsto che, e questo è un caso particolare, ha previsto, non è che si rimuovono sulle schede. Ma l'importante è che non ti siedi sulle schede. Allora, la normativa prevede la detrazione, è chiaro? Infatti io devo guardare che questa non la dovete vedere come una norma nuova. La norma si inserisce in normative precedenti, fiscali in particolare, e sono potenziati, infatti è un potenziamento delle detrazioni. La detrazione significa, perché è una detrazione verticale, significa IRPEF da IRPEF e IRES da IRES. Cioè, siccome la possono fare le persone fisiche o le società a determinate condizioni, con i limiti, eccetera,
ovviamente sono problemi che vanno approfonditi, allora può darsi che uno abbia la depurazione non gli convenga, perché è inabiente, per una serie di motivi, perché ha un'imposta sostitutiva, perché praticamente non deve pagare, perché è un forfettario, per una serie di motivi, per cui ci può essere il contribuente che non ha interesse alla detrazione. Quindi la norma giustamente gli consente la cosiddetta opzione 121, che consente al soggetto di optare o per uno sconto o per una cessione del credito. Ma questi sono, sia chiaro, ecco, poi cominciamo piano piano a scavare, perché scavando piano piano dobbiamo pure tentare, sia chiaro, di risolvere alcuni problemi, ma non è detto che lo facciamo, perché poi bisogna vedere praticamente nella realtà che cosa accade e soprattutto come l'agenzia e la Guardia di Finanza o il giudice penale poi lo valutano, quello che dicevo al sottosegretario. Siccome nell'opzione automaticamente noi abbiamo lo sconto o la cessione del credito, che possono essere utilizzati solo per compensazione. Già quando si entra nel campo della compensazione, la normativa fiscale 241 prevede che io posso compensare comunque la IRPEF, IVA e tutto quanto. Però al tempo stesso, ecco quello che suggerivo al sottosegretario, mentre nella materia nostra la compensazione è utile ma è pericolosa, perché? Perché c'è una normativa penale che prevede che una compensazione non spettante rischi penalmente, non una compensazione illecita, perché l'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000, in vari processi penali ho dovuto assistere agli imprenditori su questo argomento, e noi appunto in sede difensiva io ho cercato di portare avanti, mentre nella materia tributaria puoi portare avanti il discorso della compensazione non spettante diversa da quella illegittima, in quella penale il legislatore le ha messe tutte sullo stesso piano, cioè mentre uno rischi 2 anni nell'altro ne rischi 5, e non spettante tu rientri logicamente nelle interpretazioni, perché quelle illegittime logico, sono le false fatture, le società appunto cartiere, problemi che purtroppo ci saranno e bisogna l'amministratore deve stare molto attento. E in quella non spettante, e nella non spettante cominciano le interpretazioni, la norma lo dice, non lo dice, c'è, non c'è, e logicamente questo allarma, crea appunto dei problemi, e quindi è logico che da questo punto di vista bisogna stare attenti. E allora rispetto appunto alla declarazione è logico che la compensazione è consentita, però quello che dicevo stamattina e suggerivo anche al sottosegretario, anche se la norma non lo prevede, il 121 non lo prevede, l'agenzia è così però tu puoi compensare il prossimo anno, al tempo stesso la cessione la puoi fare appunto con i motivi che hanno fatto, anche parzialmente, anche per stati di avanzamento, non più di 2, 30% ciascuno, massimo 60%. E allora, in una situazione del genere, il problema è innanzitutto questi sono diritti soggettivi. È chiaro? Queste sono scelte che fa il singolo condomino. Il condominio non c'entra. È il singolo condomino che può optare, perché ci può essere il condomino che ha somme da pagare, che vuole declarare.
e quindi la declinazione verticale. E c'è l'altro condomino che invece è incapiente e vuole cedere. E quindi in una situazione del genere non è che può intervenire più di tanto l'amministratore. E questo che è giustamente il dottore Vinizio ha sollevato sarà un problema serio che dovremo poi valutare nella pratica. Perché secondo me intanto dobbiamo tenere distinte le due fattispecie: rapporto tra condominio e condominio, rapporto appunto tra condominio e committente o cessionario del credito. Perché il condominio può cedere a chi vuole, il condominio può fare le operazioni, abbiamo detto, trainanti, io condomino faccio le trainate e la mia quota io sono libero poi di cederla a terzi, che non necessariamente è il committente. Infatti il committente, la norma dice che il committente può essere banco o altri soggetti, anche per dati. Quindi ci saranno indubbiamente delle speculazioni, ci sarà tutto un mercato, quindi è chiaro, bisogna stare molto attenti. Allora, quello che giustamente il dottore della Naci è un problema, secondo me, deve essere, ecco quello che dicevo, no? In questa fase, visto che siamo ancora in fase di prime battute, no? Dobbiamo correggere o quantomeno chiarire. Oggi come oggi, quindi non ci troviamo in questa situazione. E l'amministratore del condominio le rate, quello le ha pagate, è moroso, mi sto facendo caso. Ma è un altro discorso. Io condomino, che sono moroso con te, il credito di imposta, quello è mio. E io lo cedo a Tizio. A questo punto la normativa, più che la normativa, il decreto ministeriale del MISE, anche se la norma non lo prevede, dice che lo deve comunicare tempestivamente. E questo è il problema. Sottosegretario, ecco il problema. La norma non dice niente, il decreto ministeriale che forse prevederà, no? Perché è logico che questi casi si verificheranno, non tutti, specie con un periodo economico come questo, che non paga. Quindi se ne sono usciti con e ci aprono un piccolo scenario. Ma che significa tempestivamente? Perché secondo me, se il condomino tempestivamente comunica all'amministratore che ha ceduto il credito, se soprattutto il condominio nei confronti del condomino già sta portando avanti delle azioni civili, potrebbe, ma questa è una cosa che dovremmo valutare con calma, perché ora stiamo senza appunto di chiarimento, eccetera, potrebbe fare un pignoramento per se stessi. Ma il problema è questo, è tempestivamente, siccome il decreto ministeriale usa l'avverbio tempestivamente, il condomino futuro, perché poi è chiaro che qui poi ci sarà tutto un altro discorso dei condomini, che si rivolgeranno ai loro legali, ai loro commercialisti, cercheranno logicamente appunto tutte queste situazioni. Vorrà dire, io l'ho già ceduto, ho incassato e basta. E quindi è chiaro che se lui ha già incassato, ci sarebbe un secondo problema, una seconda possibilità per l'amministratore condominio.
Siccome è chiaro che i lavori non si faranno nell'intero e finalmente con le modifiche che ci sono state hanno previsto la possibilità di cedere parzialmente il 30% con stato di avanzamento, non più di due. Allora potrete, l'amministratore potrebbe, siccome è probabile che il moroso furbo intanto cede, ma cede il 30%, perché intanto sono stati fatti lavori per il 30%, e ce l'ho comunica dopo una settimana, 10 giorni, purtroppo il termine che è prescritto, dicendo vabbè, ma io non ho avuto tempo. Se in quella fase non è possibile un miglioramento presso terzi, intanto però l'amministratore viene a conoscenza che quel condomino ha ceduto il 30% del credito e quindi si allarma. Certo, noi siamo sempre nelle furbizie, no? È chiaro che il condomino, pensando che gli bloccherà, poi gli potrà fare un miglioramento presso terzi sull'altro 30, potrà cederlo a un anno. Non è detto che lo ceda sempre a quell'anno, perché le cessioni possono essere fatte a chi vuole. Io oggi lo faccio a te, domani a te, domani a te. È chiaro? Cioè, non è il discorso, sono diritti miei, dove tu non puoi intervenire. Quindi l'amministratore, quindi la vostra funzione importante, bisognerà studiarlo anche a livello giuridico. E a questo punto è chiaro che, certo, se quello non è furbo, e anche il 30% appunto lo va a cedere a quella, sempre allo stesso, il pignoramento presso terzi può tentare di farlo. Quindi il problema c'è. Non, oggi come oggi è tutto un gioco gatto col topo, solo che qui è chiaro che l'amministratore non ha molti mezzi, perché è un diritto del cessionario, è un diritto del condomino che tu non puoi impedire. Infatti è stato chiaro che nei condomini, nelle assemblee di condominio ci potranno essere delle sfaccettature, ci dice no, non voglio entrare io nel 5 anni, e no, io lo voglio cedere, no, io voglio lo sconto. E facciamo, e questo è il problema, come giustamente diceva il collega l'avvocato, c'è, e bisognerà poi verbalizzare tutto, ma tenete conto che innanzitutto si dovrà stabilire bene queste costituzioni, innanzitutto, tra prima e seconda convocazione, e quindi chiariamo, perché noi ora stiamo parlando della fase deliberativa. Ma una volta che è stato deliberato, non sono fatti niente, io non voglio dire niente a nessuno. Ora però, ecco il punto con il sottosegretario, questo però secondo me forse la legge vorrebbe intervenire. Cioè dovrebbe, anche se non è facile, ma io penserei, però deve stabilire la legge, è chiaro? Deve essere una modifica ad hoc, specifica, perché tu non puoi intervenire sui diritti personali di terzi. La legge potrebbe prevedere questo caso, cioè potrebbe disciplinare l'ipotesi di un condomino moroso, logicamente sempre che ci sia la procedura in atto, una procedura anche in fase avanzata, come in materia fiscale, quando le detrazioni ce le consentono solo se io dimostro una procedura avanzata, potrebbe il legislatore dire no, se c'è un condomino moroso, quel credito, se intende cederlo, quel credito preliminarmente compensa e viene appunto ad annullare quello.
Non è facile, perché stiamo parlando di crediti di natura diversa, una è del condomino nei confronti del condominio, l'altra appunto è un diritto personale verso il cessionario e il cessionario verso l'agenzia delle entrate. E quindi si potrebbe appunto studiare. Quindi o si modifica la volta, lo si prevede, perché una volta, alcune volte hanno previsto infatti le compensazioni, no? In materia fiscale, tu puoi compensare, ma logicamente o chiedere i rimborsi, ma sempre che non hai debiti, se hai debiti o ci sono accertamenti in corso, ti bloccano tutto. È chiaro che stiamo parlando dell'agenzia delle entrate, ente pubblico. E questa, perché oltretutto, quello che dicevo stamattina, non dimentichiamoci che questo è un codice, entriamo nell'ordine di idee che noi stiamo parlando del codice super bonus. Con questa cosa noi dobbiamo entrare in questa ottica e favorire anche il legislatore. Quando tu parli di un codice super bonus composto da 66 provvedimenti, 45 norme, 17 atti amministrativi e 4 regolamenti comunitari citati dal 119 e 121, tu in questo corpus puoi gestirlo come vuoi e quindi si potrebbe disciplinare in maniera ad hoc, in modo che il furbetto sa che in un modo o nell'altro non sfugge, non crea problemi, perché è chiaro che si creeranno problemi pure tra condomini, e si risolve. Però altrimenti, in attesa di una specifica pronuncia, l'amministratore deve appunto stare attenti e poi eventualmente, se ci sono procedure matte, tentare un ignoramento presso diversi, ma dall'altra parte si difenderà. Però è un problema che deve essere approfondito e secondo me deve essere risolto a livello legislativo. Grazie professor Villani, un applauso specifico dell'amministratore, alla tesoriera nazionale, l'aiuto, visto che la mia domanda sicuramente non è completa, a te completare qualche cosa che possa ulteriormente far approfondire l'aspetto fiscale al professor Villani, quindi Pippo, a te la parola, vai. È un compito veramente impro andare a integrare il professor Villani. Ma sempre con la premessa di andare nella risposta un po' più stringata, perché abbiamo qualche altra domanda nella tavola. Ma, mi permetto di fare qualche cenno, ma mi dice che stamattina sono state affrontate delle problematiche di cifrare l'incongruenza e quant'altro. Qualche cenno vuole come farlo? Mi collego al discorso cessione del credito, sollevo un problema che altre volte abbiamo discusso, comunque è stato sollevato da altre varie occasioni senza poi andare a approfondimento. Mi chiede anche al professor Villani comunque la sua un po' sul tavolo, ma in caso per esempio di fallimento dell'impresa cessionaria, quali ripercussioni ci possono esserci? Può essere una problematica di giocatoria, possiamo avere delle problematiche, poi no. La norma e anche la circolare poi fa riferimento, e quindi no, secondo me è un punto un po' debole, un po' delicato da capire, perché in realtà la norma ha sempre fatto una distinzione tra cessione del credito e termini di responsabilità, cioè se è una cessione non lecita, la responsabilità rimane in capo al soggetto cedente, quindi l'eventuale sanzione per la rete rimane in capo al cedente. Se è una credito utilizzata in maniera non propria, la rete sanzione cedente rimane in capo al cessionario, quindi lasciando dobbiamo delle figure del personale, dei soggetti integri fra di loro. In realtà però la norma che poi l'intenzione di entrata, non so, circolare, fa riferimento comunque a una possibile solidarietà tra i due soggetti, e qua si apre un ambito sicuramente difficile da capire, da delineare, che so che tra l'altro è uno dei tanti elementi che hanno lasciato il mondo bancario,
nell'affrontare il discorso della cessione del credito, questo passaggio delicato è indefinito. Quindi in tutto il discorso della cessione del credito effettivamente ci sono più e più aspetti delicati. Su questo ovviamente qua il legislatore non ha alcun potere di intervenire, perché comunque abbiamo detto, lo ripetiamo, la circolare, l'ho ribadito per circolare ed è bene tenendo sempre presente, perché in realtà ha creato già parecchi problemi. C'è stato più volte assemblee di condominio dove si andava a deliberare l'accesso del credito ritenendo una maniera poteva terminare, ma è evidente che siamo di fronte a assemblee a delibere direi direttamente nulla se conferma. E quindi è comunque un diritto a tutti gli effetti del soggetto precedente, sul quale l'amministratore non ha neanche il potere di intervenire, di andare a verificare se sia dovuto, se sia lecito oppure no. Quindi da questo punto di vista, su tutti gli aspetti, diciamo, dubbi, tutte le incertezze, tutti gli aspetti delicati, purtroppo l'amministratore non ha alcun potere di intervenire. È un aspetto secondo me delicato anche per come poi l'ho posto la circolare, perché ad esempio, non so se ne è parlato stamattina, mi scuso, io poi non ho avuto modo di seguire, probabilmente dico delle cose che sono già state accennate. Però per esempio, si è parlato più volte che ho sentito dei problemi dei contribuenti minimi, cioè soggetti che non hanno diritto alla detrazione, soggetti che non sono soggetti IRPEF. Su questo peraltro la rappresentante sembrava sempre, anche nella circolare per esempio sul bonus facciate, ha dato un'interpretazione abbastanza lineare e chiara. Quest'ultima circolare inoltre sembra aprire la possibilità di cedere il credito anche da parte dei soggetti contribuenti minimi, laddove siamo di fronte ai soggetti contribuenti minimi, un reddito chiaramente. Però questi in realtà non sono soggetti IRPEF, non sono soggetti che non hanno diritto alla detrazione. La circolare stessa che parla di diritto alla detrazione, diritto alla detrazione IRPEF. Quando si parla di visto di conformità, si parla, la norma stessa dice che il professionista deve andare a verificare il diritto alla detrazione. Quindi secondo me questo per esempio è uno di tanti aspetti dove è necessario avere un ulteriore approfondimento, perché la mia prima diceva la necessità per noi amministratori di andare in assemblea con le idee chiare per poterle poi trasferire veramente. E ora questo per esempio secondo me è una problematica che va chiarita, anche perché insomma la del professionista che va ad apporre un visto di conformità si deve verificare il diritto alla detrazione e quindi il diritto alla facoltà di cedere il credito, e io per solito il professionista non mi invitavo di fronte a un po' del mentirino, se non è un soggetto che non ha diritto alla detrazione. E quindi secondo me si risolveva anche qua una problematica poi da andare a interpretare la carica. E da parte nostra, nel momento in cui c'è un'assemblea, dobbiamo andare a chiarire queste posizioni, perché poi si possono trovare davanti dei condomini che fanno i loro programmi e vanno a ipotizzare una cessione del credito, e poi per scoprire poi l'anno dopo che essendo contribuenti minimi potevano o non potevano utilizzarlo. Però purtroppo lo sappiamo, questo costume un po' italiano, anzi più italiano, trovarci di fronte delle circolari che le cifrano più della norma stessa è sempre una problematica che andiamo a affrontare. Anche in questo caso, per fare probabilmente argomenti che già discutiamo di poi stamattina, quindi mi scuso se sono ripetitivo. Però in questo caso, per esempio, con il problema dei interventi trainanti, la norma dice una cosa ben precisa, cioè che l'estensione agli interventi trainanti e i termini di aliquota di detraibilità del 110% non fa alcun riferimento all'arco temporale di detraibilità, che rimarrebbe dovrebbe rimanere i 10 anni anziché i 5. La circolare invece parla esplicitamente di arco temporale 5 anni tanto gli interventi trainanti quanto gli interventi trainati. Questo onestamente poi lascio perdere l'argomento dell'edificio prevalente di destinazione residenziale, che onestamente quella interpretazione che non riesco a capire, perché stiamo parlando di un'interpretazione tipica, perché la chiama la distanza che chiama la circolare precedente, che però è relativa alle ristrutturazioni edilizie, quindi a tutta una tipologia di detrazione, e la va a estendere a una tipologia di detrazione che invece scende dal composto, se no poi viene sottoposto relativo agli edifici indipendentemente dalla loro prevalente destinazione residenziale o meno. Quindi questo è onestamente un aspetto incomprensibile, e però è un problema che viene, non so cosa ho detto stamattina, ma sicuramente sono tanti aspetti che dobbiamo assolutamente chiarire in via definitiva, perché poi in assemblea ci troviamo in difficoltà.
difficoltà. L'altra legislazione del Stato recentemente ha finalmente recepito l'allineamento della prescrizione, l'allineamento delle commissioni tributarie, dove la legislazione del Stato limitare la detraibilità all'intero immobiliare a destinazione strumentale, non strumentale per natura, e invece qua si va a fare comunque andare a ribaltare la sua stessa interpretazione che era stata con facciate e che aveva avuto anche nella in più del periodo che. Grazie Dico, però chiedo di aspettare per la risposta al professor Milani, chiedo di aspettare perché ci deve lasciare il sottosegretario. Quindi chiedo la cortesia al sottosegretario, che poi abbiamo bisogno di un minuto per lei perché abbiamo un pensierino, quindi al presidente di Puglia e di Lecce se si vogliono preparare per il pensierino, perché nelle sue conclusioni, nelle sue osservazioni finali, nel frattempo pensiamo al presente per lei. Prego sottosegretario. Allora, qualche risposta per quello che ci sta dando. Innanzitutto parto dal quorum legislativo. Noi con l'ultimo decreto abbiamo disciplinato il quorum legislativo non costitutivo, quindi per quanto ci riguarda il quorum costitutivo con la prima responsabilità attuale rimane quello precedente. Quindi questo a noi ci sarà pacifico, quando ci aveva disciplinato solo quello deliberativo, non quello costitutivo, che rimane quello precedente. Poi, per quanto riguarda la cessione del credito, avete ragione nel senso che l'amministratore non ha possibilità di incidere. Chi ha possibilità di incidere? L'impresa. Perché l'impresa deve stipulare un contratto, deve decidere di fare, deve fare i lavori, quindi stipulare un contratto con il committente che si impegnerà a realizzare i lavori dietro corrispettivo che verrà erogato in vari modi. Quindi potrà accettare l'impresa che una parte dei condomini paghi in contanti come si vogliono tenere il credito, o potrà dire no, io voglio tutto il credito, perché mi c'è dato tutto il credito e poi me lo scavo via, me lo detraggo io o lo cedo. Tra l'altro, se poi qualcuno non lo rispetta, il contratto che devono stipulare i condomini con poi la società, che si devono impegnare a pagare di fatto in vari modi, chiedendo una fattura zero, in cambio della cessione del credito, anticipando la liquidità. Io credo che le imprese tendenzialmente chiederanno un unico modalità di pagamento, quindi chiederanno a tutti i condomini, perché altrimenti si complica la situazione, di avere una stessa modalità, o cedere il credito o pagare i contanti per avere i condomini qual credito da utilizzare come vogliono. Per la cessione del credito, sia i due contraenti devono fare un contratto appunto e devono comunicare entrambi all'agenzia delle entrate la volontà di cedere il credito, perché l'agenzia delle entrate deve spostare dal cassetto fiscale il credito da un soggetto ad un altro. E per farlo devono avere l'ok da un soggetto e anche dall'altro, perché anche l'impresa, una volta che ha stipulato il suo contratto, manderà all'agenzia delle entrate il contratto e dirà: guardate che questi condomini, questo esempio, questo progetto mi hanno dato autorizzato, abbiamo fatto il contratto, per cui loro ci daranno a me il credito non appena voi lo date e lo mettete nel cassetto fiscale. Quindi l'agenzia delle entrate vedrà questa comunicazione, e se un contraente nel frattempo vuole fare il furbo, dovrà comunque comunicare all'agenzia delle entrate, che vedrà prima di spostare il cassetto fiscale il credito la difformità e si potrà intervenire. Quindi lo devo a una questione che potrebbe risultare problematica, ma abbastanza marginale, soprattutto perché credo che si attrezzeranno le imprese per evitare i medici. Scusi, sottosegretario, però il discorso è diverso, Cioè il discorso che mi ponevano è che il condomino che non ha pagato le rate condominiali, cioè il rapporto è tra il condomino che non ha pagato le rate condominiali, ma lui si crede, lui l'ha pagato. Cioè è chiaro, il discorso è diverso. Per cedere il credito è logico. Però la signora condominiale vota per fare un progetto, e un progetto che prevederà anche in modalità di pagamento, quindi l'assemblea condominiale dirà sì. No, è proprio questo, no. Il discorso è questo: una volta che l'assemblea ha deliberato, poi sono io, allora, io non ho pagato le rate condominiali per 3 anni. E loro mi stanno facendo una causa per dire: guarda, avvocato Milani, che qua ci stanno 10.000 euro che non hai pagato per tanti anni. Quelli sono rapporti tra me e il condominio, va bene, mi stanno facendo causa, stiamo in causa. Poi io come condominio approvo i lavori, e logicamente i lavori che vengono fatti tra
logicamente sia i trainanti e sia eventualmente io in casa mia i trainanti perché sono in condominio. E va bene, io poi in base alle quote di decimali io devo 10.000. Ma logicamente appunto il rapporto è che il discorso che faccio è tra me e il condominio è una cosa, ma i 10.000 io intanto li devo pagare, perché o mi fanno uno sconto di 10.000 o appunto io pago i 10.000 e li cedo. Ma intanto il condominio dice sì, ma a me 10.000 meno, ma come dirà? Questo è il discorso, caro, perché logicamente tu non puoi intervenire sul diritto personale mio, perché io che ti devo 10.000 ti dico questi sono fatti miei, andiamo in causa, poi vediamo. Intanto il credito mio che mi sono preso, io lo cedo. E che questo è il problema che dobbiamo risolvere, perché a questo punto, a livello legislativo, tu dici, credo mio, se ci sono crediti, quando il condominio ha delle morosità per le rate al di fuori dei lavori, tu che compensa? No, cioè questo veicolo che fa di lavoro, se no chi paga l'azienda? L'azienda paga un condominio che non paga. No, non preferisco l'azienda. No, devi pagare, tu devi pagare quell'altro. Prima concedi il credito, così l'azienda è pagata secondo i lavori, e poi però andrò in relazione con quindi. Per quanto riguarda invece il contribuente minimo, l'Agenzia delle Entrate mi sa che ha aperto proprio per permettere, perché altrimenti molti condomini non potevano farlo, nel senso che tu anche se non avessi debito la detrazione ce l'hai, perché c'è in prospettiva la possibilità di cederlo. Questo ha aperto l'Agenzia delle Entrate. Per fortuna, perché altrimenti avremo un blocco importante. Verifichiamo se effettivamente c'è un problema interpretativo che potrebbe creare dei problemi, perché ritengo che l'osservazione sia puntuale in questo senso. Perché infatti è il professionista che deve essere chiaro, perché il professionista che deve asseverare chi ha diritto. Assolutamente d'accordo con questa cosa e verificherò breve cercherò di dare una risposta su questo. E no. Io
certo, qui non è che abbia proprio la parte contrattuale, tanto meno la parte bancaria, di carattere legale, però a un esperto del settore non posso fare la domanda che quella relativa al comportamento dell'amministratore, quali possono essere le criticità del professore, quali sono i suggerimenti in questa introduzione con gli enti finanziari e bancari da parte di un esperto del settore nei confronti dell'amministratore di condominio. Ovviamente in questo caso stiamo alla termine la possibilità di stringatezza massima della risposta. Grazie al dottor Tupac. Grazie per l'invito. Poi se possiamo mettere già in collegamento l'avvocato Pelli per l'ultima domanda. Vado a cercare il più veloce possibile, visto che cominciamo a noi una nota condizionata, ne approfittiamo per ripreso dei giorni dalla funzionare. Ma l'amministratore, avete capito benissimo tutti, io per primo, che ha un sacco di responsabilità e anche domande da fare. La lato banca, io mi sono un po' nella stessa situazione, cioè l'amministratore insieme alla banca, nel senso che siamo investiti di, anche noi, di un sacco di responsabilità e che sono anche quelli che dobbiamo dare i soldi per ungere l'ingranaggio, e quando dico ungere l'ingranaggio dico con valenza e accezione positiva alimentare, perché le imprese da una parte ricevono un credito d'imposta che sta maturando, dall'altra il cessionario, ancorché banca, gli dice sì, ti do i soldi, ti compro, una volta che ti ho maturato, nel frattempo questi signori devono pagare la distanza, la locazione dei punteggi, il materiale e quant'altro. Quindi io dico una cosa, c'è un detto che dice chi trova un amico trova un tesoro, e oggi dico che chi trova un'impresa edile, seria, trova un tesoro. Ho parlato con un vostro collega a Firenze che ha 150 condomini e alla domanda a che impresa si rivolge, ma io ho dei manutentori che mi fanno opere ordinarie, non ne sono in grado di. 150 condomini che a Firenze non saranno riqualificati, perché se andai di fianco di un'impresa seria che ti garantisce che i lavori vengono fatti in una certa maniera, e voglio parlare in chiave positiva, perché fino adesso abbiamo tirato fuori un sacco di problematiche che certamente sono insidie che possono sorgere in tutta questa liturgia del super bonus, ma senza pensare invece che ognuno di noi ha un ruolo e deve essere interpretato con la massima serietà, la massima lealtà, beh, allora tutte queste problematiche che ci sono probabilmente riusciremo a togliercele. È fondamentale che l'impresa sia anche gradita alla banca, perché se l'amministratore porta in banca l'impresa che deve essere finanziata dalla banca stessa, perché il condominio riceve il credito, il cessionario banca lo compra alla fine, ma nel frattempo questo signore ha bisogno di soldi, ma per motivi dei più comuni non ha titolo per essere affidato, benissimo, avete lavorato per niente, perché il condominio non potrà essere riqualificato. Chi dà i soldi all'impresa per arrivare alla cessione del credito? E quindi il suggerimento, e non tiro la volata ad ance, ma è quello proprio di trovare un'impresa seria, per questa misura trova un tesoro, perché noi banche non siamo pronte per affrontare questo mercato, perché non lo conosciamo. Non ci possiamo fidare di una parte terza che ci porta la perizia e ti dice guarda, questi immobili vai 200.000 euro, tagli un mutuo da 160. Il perito lo mando fuori, io banca. Ma no, io banca oggi non ho in casa l'expertise che mi esca e mi faccia il lavoro dell'asseveratore, del certificatore, del progettista, apre posta. E quindi ci affidiamo a società terze che auspichiamo siano accreditate in maniera propositiva per fare questi tipi di interventi, di guardiani, di verificatori e certificatori, perché in tutto questo il compito che noi abbiamo è quello di andare a proteggere il committente iniziale, quindi il condominio che si muove dando l'incarico all'amministratore, perché se qualcosa va male, qualcosa va storto, l'agenzia delle entrate, il cessionario fa ben poco, al committente, alla signora Maria del condominio, gli va a inficiare il credito d'imposta e la signora Maria 9 su 10 torna a voi e vi attiva dandovi una responsabilità che a quanto pare vi compete. Quindi ricordate, io dico, era cerchiarsi, attorniarsi di persone serie, perché questo super bonus sta diventando un po' come l'assalto alla diligenza. Ma siccome non ha la diligenza, non c'è nulla da saltare, io arrivo da Milano dove iniziano ad arrivare squadre, muratori del paese dell'est che fanno, come diceva prima il collega Bianche, una società con un euro di capitale sociale
e sono già in giro con le bandierine dei condomini dicendo no, fate l'acconto che poi dopo verrà anche tutto gratis. Ecco, diffidate da questo genere di imprese, veramente, come dire, nel paese se io mi metto a riparo ci dà un qualunque tipo di evidenza, e sono le stesse imprese che noi banche stiamo cercando e stiamo proponendo agli altri colleghi amministratori, perché se alla base di tutto ci sono le conoscenze, e come banche di credito cooperativo che ci picchiamo di dire conosciamo bene i territori, quindi allora sappiamo che l'impresa massima di fare una stazione e non lo presenterò mai alla ministra del condominio. So che invece l'impresa, il collega di Angelo, è una persona seria, e nelle città, nelle cittadine queste cose si sanno, allora evitiamo di andare a infognarci con gente che dovrebbe la nostra stessa non prisma, ma la stessa nostra onestà, perché alla base di tutto, e non voglio essere più neomantici, perché se no non vorrei manca, fare qualità, ma cerchiamo di circondarci di persone serie. Per evitare tutte queste, dentro qua c'erano i problemi che certamente possono venire fuori, ma le cose fatte bene si fanno l'occia sola e non ci sono dei problemi dopo. Spero di avere. Grazie, grazie di tutto qua. Qualche indicazione, chiaramente nel tempo necessario, chiedo nel frattempo se il collegamento con l'avvocato Claudelli è presente, se risponde, Claudio, sei collegato? Allora, bene, buonasera a te, l'avvocato Claudelli del Centro Studi Nazionale ANACI, sono uno dei nostri valuati, però importanti del Centro Studi Nazionale, al quale ovviamente sì, ovviamente chiedo, come ho chiesto al dottor Tufano, alla possibilità di dare questa che è l'ultima risposta, quindi un pochino quasi la ciliegina sulla torta, per poi consentire la chiusura al nostro presidente nazionale. Claudio Belli, chiedo, si è parlato spesso delle spese trainanti per consentire il 110% anche per la sostituzione degli infissi, cioè delle spese trainanti, ma poi è l'assemblea che deve e può deliberare anche le spese individuali, ovviamente apro un portone, Claudio lo conosce bene, quello della inconferenza sulle spese individuali da parte del consesso assembleare, la quale è stata statuita più volte dalla Suprema Corte. Quindi può trovare spazio, chiedo a Claudio, per delle impugnative all'interno dell'applicabilità del superbonus, proprio questo tipo di problema, questa criticità delle spese individuali. E tra l'altro ciò da tenere presente perché nel decreto assegnazioni, all'allegato 1, c'è la dichiarazione sostitutiva di atto giudicatorio da parte del tecnico, il quale appunto 1.2, il tecnico asseveratore, ovviamente nominato sempre da parte dell'assemblea, deve asseverare anche le opere trainate, come ad esempio quelli di trattasi per le spese individuali, e come deve essere valutata quella concomitanza di cui le altre imprese i relatori hanno trattato, per poi andare ad ottenere un beneficio del 110% anche per queste spese trainate, seppur individuali. Claudio, spero di essere stato chiaro, se il collegamento ci ha consentito una comunicazione buona, a te la risposta. Grazie, Claudio Belli. Grazie Andrea e buonasera a tutti i presenti. Mi sento un po' fuori contesto per l'abbigliamento. L'ironia della sorte, sono a casa del sottosegretario del Consiglio dei Ministri, mi perdonerete, è un scampolo di ferie estive. E permettetemi di ringraziare e di inviare un complimento vivissimo al dottor Giovanni, che per ben due volte ha permesso questo incontro vis-à-vis, no? Con il numero due del governo, ma anche degli altri secondi, ovviamente. E credo che la nascita pubblica e la nascita nazionale tutta debbano essere orgogliosi. Allora, la domanda che questa cosa è molto importante, ovviamente, è stata evocata dal presidente Burrelli nella tua relazione introduttiva di questa mattina, ne parlerò tra pochissimo, prima no, e per fare qualche considerazione generalissima, bellissima, perché il sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha detto questa mattina che bisogna partire, no? L'ho detto due volte, però chi non mi faccia a proposito all'intoria per l'amministratore, un delinque ed è giustissimo, perché effettivamente in questi punti siamo tutti, si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora delle interpretazioni, no? Allora forse
adesso è il momento di fare sintesi, cioè di trovare un luogo unificante su tutte le cose che sono state dette e scritte e dare una lettura convincente a queste note, anche per proporre il governo. Quindi, entreremo più avanzato di confronto, come è stato fatto oggi nei modelli, anche dalla volta, no? Io ho seguito fin dall'inizio i lavori, però sui tempi d'attesa. Ed è un lavoro che deve essere fatto, perché la difficoltà di queste nuove norme sta nel fatto che gli amministratori andranno in assemblea senza sapere precisamente, dettagliatamente e analiticamente. E questo è il vero tema di noi. Cioè, soltanto qualche mese fa si doveva restaurare una facciata e gli amministratori sapevano esattamente cosa fare, se andava in assemblea, si faceva una nomina di un tecnico che diceva un po', un capitolato che non parla nessuno. Dall'assemblea seguente si recuperavano anche la voce e poi si operava per le cose. Adesso ci sono anche questi tanti tecnici. Probabilmente ci saranno, anzi sicuramente ci saranno dei colossi economici che daranno le carte. Quindi ci sono tanti dubbi in più. Molti amministratori sono partiti, sappiamo, abbiamo visto delibere del tipo si stanziano 4.000 euro per troppo di tempo di anni per il rifacimento della faccia. Punto. Possiamo immaginare questo tipo di delibere dove andranno a finire ed è bene che lo sappiano, soprattutto i policy maker o e la soluzione della rappresentanza del Consiglio. Faccio un esempio, oggi mi ha parlato di tecnologia, l'articolo 63 del decreto legge, abbiamo questo stabilito delle agevolazioni agevolate, no? Ma attenzione, questa norma consente di superare l'ostacolo del fuoco, cioè consente di superare l'inerzia dell'assemblea, disinteresse dei condomini? Risposta no, questa norma non è sufficiente a sterilizzare la volontà. Quando questa volontà ha un valore superiore ai favorevoli, immaginiamo un condominio di 10 condomini, dove in assemblea intervengono 8 condomini per 700 di mesi. Votano a favore delle qualificazioni energetiche a 6 condomini per 340 di mesi e 2 condomini contro per 360 di mesi. E in questo caso, anche se abbiamo raggiunto la soglia dei voti prevista in pieno posto, la legge non sarebbe mai, perché i millesimi devono superare sempre i valori rappresentati dai dissenzienti. Quindi, qualora il Presidente dell'Assemblea dovesse dichiarare valida la decisione presa, questa risulterebbe annullata, non sarebbe nulla secondo i noti principi della Cassazione del 2005, proprio perché adottata con una maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge. Questo perché l'intento della norma è quello di privilegiare il criterio della maggioranza. Del valore. E vale la pena rischiare confidando nella manca di convenzione? Un po' più considerabile, la risposta è pleonastica, neppure. Altra questione rilevante che si è posta in questi giorni, che potrebbe essere sottratta è l'assemblea o no. Quindi è bene avere una solida argomentazione nella cassetta degli attrezzi dell'amministratore. I condomini possono dissentire dall'innovazione del termine senza di 10.92, in quanto spesa gravosa. Di un ballo, no? In questa ipotesi c'è chi dice che si tratterebbe di un'innovazione che migliora la qualità della vita di tutti, anche di chi ha votato voto, e poi ci sarebbe comunque un risparmio economico in termini di energia, la spesa inoltre sarebbe sostanzialmente gratis, quindi si è detto non si dovrebbe applicare il ricetto. Tuttavia può essere gravoso per la persona, pensiamo agli incapienti, oppure che non vuole assolutamente accedere alla vita. C'è poi chi non può accedere al beneficio della cessione perché il titolare insomma forse non è così scontata la cosa, quindi italiano, no? Secondo il metodo socratico che evocava l'avvocato Milani, contraddistingue il sodalizio. E ci sono degli insegni studiosi che sono stati interrogati a questa cosa e ci hanno detto che il rapporto termine, per esempio, può intendersi in astratto di innovazione gravosa, ma è una valutazione di merito. Dipende anche dalle condizioni economiche dei singoli componenti e ovviamente l'opera non è suscettibile di utilizzazione separata, sappiamo, quindi o l'opera non si fa oppure dovete scattare il principio contenuto nel 1121,2, cioè il favorevole supporto della spesa,
ma qui si crea anche un cortocircuito perché tutti, anche gli senzienti, prendono utilità, che sarebbero comproprietari del manufatto, senza però poter partecipare alla gestione. Quindi capite bene che ci troviamo di fronte ad un potenziale molto critico e probabilmente sarà l'incentivazione che farà la differenza, cioè l'incentivazione inciderà sulla capacità della spesa, nel senso che la escluderemo. E su questo c'è il decreto legge 77/2020 che ha introdotto una norma, prevede che ciascun partecipante può realizzare proprie spese o ogni opera relativa all'articolo 119 del decreto legge 74/2020. Questa norma potrebbe avvalorare gli mezzi che possono partecipare alla spesa solo i favorevoli. E un'ultima cosa è un altro esempio: l'opzione dello sconto con fattura fa venire meno l'obbligo della costituzione del fondo speciale da parte dell'assemblea nel 1995. E forse l'opzione dello sconto in fattura non fa venire meno l'obbligo della costituzione del fondo speciale, forse, perché l'opzione dello sconto, tutto sommato, se ci pensiamo bene, non ha presentato una forma di pagamento, cioè è un pagamento basato sull'attualizzazione di un credito di imposta. L'assemblea, allora, diciamo, veramente fare bene le cose, dovrà comunque approvare un bilancio straordinario di lavoro, che poi è una approvazione da cui nascono delle obbligazioni a carico dei condomini, che l'amministratore deve sapere prima chi c'è e chi non c'è, perché nel caso di condomini che non hanno optato per lo sconto, questi condomini dovranno provvedere al pensamento. E vengo al tema assegnato per concludere velocemente. Andrea Felizio ha detto benissimo, il verbale costituisce un passaggio delicato, perché le mie impugnative sono sempre possibili, e non è affatto detto che il decorso dei 30 giorni costituisca una salvezza, e potrebbe scattare il problema del. E quindi sotto questo punto di vista la domanda di Andrea contiene la risposta. Noi sappiamo che sostanzialmente la delibera è una cosa stupida, no? Ha una valenza negoziale, anche se non è un contratto. È vero che la giurisprudenza, come abbiamo visto tante volte, applica la delibera del condominio le norme sull'interpretazione del contratto. Quando si tratta di capire che cosa hanno voluto decidere il condominio. Ma anche di questo non abbiamo certezza. Una deliberazione errata sulla ripartizione delle spese legate al super bonus che attribuisca al condomino Belli 190 millesimi mentre il condomino Belli ne ha 9 millesimi, questa delibera è nulla o nulla? Oppure un'assemblea che delibera su una materia non di propria competenza, delibera sui balconi, sulle finestre, no? Come suggerisce la domanda, è stato un errore inconsapevole? Oppure si voleva proprio attribuire consapevolmente 190 millesimi al condomino Belli? Come sappiamo, questa questione è stata rimessa alle sezioni unite e dovrà andare in discussione adesso da qui, ma purtroppo un po' ha costretto a rinviare tutto. E il consiglio è appunto questo, cioè se la delibera che violi i criteri di spesa o per violazione del 1123 o per violazione delle tabelle millesimali che non siano veramente condivise dei criteri legali, oppure perché l'assemblea non avrebbe il potere di deliberare come Andrea. Se questa delibera è nulla o annullabile, e la distinzione della sentenza del 6 del 2005 sembrava aver semplificato molto le cose, in realtà ha lasciato il punto sulle spese, perché quelle sezioni unite riguardavano il problema della omessa corruzione. E quindi, dopo quella sentenza, sono molti a sostenere che la portata di quella sentenza riguardasse e anche la questione della nullità e annullabilità in materia di spese. Quindi adesso attendiamo il pronunciamento delle sezioni unite, ma sappiano già gli amministratori che pendono le loro teste questo stato di fatto. E mentre attendiamo queste sezioni unite, una deliberazione sugli infissi concederebbe dei passi privati. La risposta è quasi scontata dalla comunità delle sezioni. Ora, una risposta alla domanda del segretario nazionale e che l'ingegner Burelli ha sollevato, forse possiamo trovarla andando sul sito dell'Enea, dove scopriamo che è un sito interessantissimo, consiglio di andarci, scopriamo delle cose interessanti che riguardano le vecchie interazioni, ma con tanti sintagmi se sono applicati
anche a Super Bonus, che lo hanno detto i funzionari dell'Enea, pari a prezioni immobilisti. Nel caso delle singole unità immobiliari, dice l'Enea, per le finestre occorre sostanzialmente un documento o una relazione tecnica asseverata da un altro tecnico abilitato, oppure una certificazione del produttore di esitamento, del produttore installatore del esitamento. Questo documento, dice l'Enea, deve contenere i valori di trasmittanza termica dei vecchi serramenti e dei nuovi serramenti, e la verifica di questi valori, la verifica che questi valori di trasmittanza siano inferiori a quelli che poi sono riportati nelle belle ministeriali. Questo forse dà una risposta anche a quella legata Andrea all'inizio. Quindi, stando a quello che ci dice l'Enea, sembrerebbe che le ape, ante e post operam, debbano tenere conto dei serramenti, ma probabilmente avvalendosi della certificazione dell'installatore produttore di serramenti, e sarà consegnata dai singoli proprietari che vorranno avvalersi del super bonus come spesa trainata. No? Ora, questi dati devono essere travasati in un'espressione nell'ate o post o ante. È stato proprio certo il presidente nazionale questa mattina, ma soprattutto consigliere Previsi qualche minuto fa, dovrebbe essere essenziale questo dato per ottenere la traenza, cioè istituire quel rapporto trainante che consente di ottenere beneficio anche agli interventi. Facciamo attenzione anche alle circostanze, noi stiamo parlando di condomini di opaco, e noi parliamo di superfici opache, le finestre non sono opache, come ovvio, ma la trasmittanza incide, la trasmittanza delle finestre incide la trasmittanza complessiva del corpo. Mi scuserete, io non sono un termine tecnico, devo essere necessariamente approssimativo, il consigliere di vita e di studente corretto sono autorizzati a bacchettare. E concludo, che forse sono andato fuori, dicendo che Enea ci dice anche di più. Questo valeva per le vecchie generazioni, ma probabilmente varrà anche le persiane e gli scudi, e in genere tutte le chiusure e oscuranti possono essere ammesse a detrazione insieme all'Enea e ai serramenti, se la installazione è contemporanea alla costituzione dei serramenti. E avrei da dire tante cose, però non fermo qui perché temo di essere andato ben oltre il tempo a me. Grazie. Grazie, grazie. Grazie per tutto lo studio. Non sono andato oltre, e proprio il tempo che è concluso, abbiamo avuto piacere di sentire ancora di più. Claudio, grazie, grazie di cuore per il tuo contributo, anche se a distanza. A me non è stato per ringraziare tutti voi, l'onore e l'orgoglio che mi avete concesso di fare queste domande. La chiusura al Presidente Nazionale, a lui l'ultima parola, pensamento che il tempo è già scritto. Grazie a tutti. La giornata che abbiamo iniziato oggi era già stata prevista, quando con il Presidente Nazionale abbiamo pensato di fare questo convegno, in quanto tutti i libri si è messo in posizione, dicendo la presenza del sottosegretario ci sarà, nonostante che sia vostra per seguire da queste parti qua, nonostante lo vogliamo cercare, abbiamo messo in moto la macchina e con la collaborazione di tutti, nessuno escluso, tutti quelli che stanno lavorando, da quello che devo dire, al SICCO, con tutti i presidenti provinciali, e tutti, ci sono tutti, oggi c'erano tutti, perché la era tutta vinta oggi qua, in questo contesto particolare, tutti i collaboratori che stanno lavorando ancora, che lavoreranno ancora, quindi veramente grazie per quello che abbiamo fatto e per questa dimostrazione che anche quando vuole fare delle cose, come sempre fa, le fa e le si fa bene. E cosa è saltato fuori da questa cosa? Da questa cosa è saltato fuori due aspetti fondamentali. Il primo aspetto è che l'amministratore di questa conquista, il passacarte, il doppio lavorista, il negozietto che c'era una volta, del panettiere che c'era una volta che vendeva salame, mozzarella e quella piccola potella, ormai ci sono dei grandi supermercati specializzati in certe cose, quindi questo
riguarderà tantissimi artigiani, che se non sono costituiti in anni, quindi in associazione di apparenti imprese coordinati con una certa struttura, non potranno fare altro che fare piccole minuti. Ormai la struttura è delineata. Ma la cosa più importante, come abbiamo visto, Claudio ha toccato solo un pezzettino, come su alcune, non solo intellettuali in generale, ma anche quello giuridico, non sta ritornando alle competenze tecniche, Fratelli Stato si è andato a toccare, ha detto, ma quella superficie disperdente, che lui non ha detto come tecnico, del 25%, se io non ce l'ho nelle parti comuni, e la somma di quella che io ho dalle parti comuni, mi servono anche delle finestre private, mi serve cosa? È sicuro che l'ingegnere Zambrano o l'ingegnere, qualunque esso sia, che deve certificare quel cambio di trasmittanza da 5 a 1, da 5 a 0,5, deve prendere che cosa? Il certificato del costruttore che gli dà quelle indicazioni le deve sommare, le deve mettere dentro quella relazione, perché se non ce l'ha, sulla base dei quali i dati lui va a dire che io ho 20% sulle parti comuni e poi il 5% l'ho raccolto per le altre varie finestre. Quindi c'è tutto un lavoro, quindi moltiplicato questo per un comune di 180-200 unità immobiliari, dove abbiamo 20% solo sul tetto e sul piano piloti, e poi l'altro 5% dobbiamo cercare con 50-70-70. Quindi accentrato il problema, altro che qualche tanto, e quindi lì c'è un problema. Ma il problema più grave è un altro, e qua mi rivolgo proprio agli amministratori, a quelli che sono convinti di essere l'amministratore, non un amministratore. È fondamentale. Qua c'è una persona che una volta, quando ho iniziato la mia battaglia, di diventare presidente, non è stata una battaglia, diciamo una scelta di diventare presidente, ho detto che la NACI era l'associazione. La dottoressa Casamassima, anche lì davanti, che era responsabile del Centro Studi di Roma, ha detto una cosa, allora ha detto una cosa, che poi l'ha riconosciuta, ha detto una delle associazioni. Non è passato molto tempo che vi ha detto, avete ragione, l'associazione. Quindi non dobbiamo cercare un amministratore, l'amministratore. L'amministratore è colui il quale, a parità di condizioni, senza il cappello in mano, ricordate che questo del più sospetti, si siede al tavolo con tutti i professionisti in una filiera certificata che deve fare il bene di chi? Del cittadino. E per fare il bene del cittadino, se c'è bisogno, dobbiamo battezzare, è andato via, anche il politico, la politica, perché la politica è a servizio del cittadino e non il contrario. Questo è lo scopo per cui noi tutti i giorni stiamo facendo delle cose, lo scopo perché oggi potevamo essere tutti al mare, invece siamo qua a dibattere e a capire le cose. Quindi dimostriamo di essere professionisti, dimostriamo di non firmare contratti a vuoto senza il diritto dell'assemblea. Devo fare i complimenti al mio segretario nazionale per la moderazione e per le domande che abbiamo messo insieme, ma non ci ha lavorato prima, comunque abbiamo toccato solo alcune cose per coordinare, ma come sempre il tesoriere ha fatto, come avete visto, un diavolo a quattro per venire, per stare con la torre, non è neanche mangiato. Questa è la dimostrazione che la dirigenza nazionale oggi, tutta la dirigenza nazionale, tutti i miei vicepresidenti, permettete un secondo di nominarli, quindi il vicario di Milano, che presenta il vicario di Milano, il dottor Leonardo Caruso, a Pescara, il vicepresidente nazionale Marco Pierotti, che ci abbiamo di fronte, e Tano Lomia, che ci abbiamo qua, il componente di giunta Andrea Giannini, il segretario nazionale, il tesoriere nazionale. Quindi come vedete ci sono in grande, abbiamo portato non solo, cioè siamo venuti tutti, indipendentemente dallo sforzo che abbiamo dovuto fare, quindi il Reggio Calabria, il Marco Lombardozzi, che adesso si è allontanato, ma è venuto da Bolzano, la vicepresidente, questo dimostrare non solo vicinanza alla regione Puglia, non solo vicinanza agli amici presidenti provinciali di tutte le provinciali della Puglia, ma dimostrare che siamo attaccati alla nostra professione e sempre tutti i giorni di imparare qualcosa, perché non impara qualcosa il presuntuoso e la tutti gli altri imparano qualcosa. Arrivederci a tutti oggi.